La grandiosa civiltà egizia è una delle più antiche del nostro pianeta. La sua storia inizia infatti intorno al 6000 a.C. A quell'epoca, le popolazioni di semplici cacciatori-raccoglitori che vivevano nel Sahara orientale furono costrette a spostarsi lungo le rive del Nilo per far fronte all'avanzata implacabile del deserto. Qui si fusero con le popolazioni indigene. Da quell'epoca trascorsero quasi 3000 anni prima che si completasse il passaggio verso l'agricoltura e si sviluppassero i primi insediamenti. Già a partire dal 4000 a.C. cominciavano a presentarsi le prime diversità culturali tra l'Alto Egitto a sud, desertico e sabbioso, e il Basso Egitto a nord, che abbraccia le fertili aree del Fayum e del delta del Nilo. Le popolazioni dell'Alto Egitto finirono con il prevalere su quelle del Basso Egitto, in un processo di assimilazione che richiese circa 1000 anni. Solo nel 3000 a.C., infatti, alcuni sovrani di Abido riuscirono a regnare su un Egitto unificato. Intrighi dinastici e lotte di potere per la successione al trono segnarono in numerose occasioni le vicende della civiltà faraonica. Fu lo storico Manetone, vissuto alla corte dei Tolomei nel III secolo a.C., a tracciare la suddivisione della storia egizia in 30 dinastie. Fu la terza dinastia a segnare la grande rivoluzione tecnologica nell'edilizia, che ancora oggi affascina e stupisce ingegneri e architetti di tutto il mondo. La costruzione della piramide a gradoni di Djoser, a Saqqara, realizzata non più col mattone crudo, ma con la pietra. In poco più di 100 anni, questo tipo di costruzione fece progressi straordinari. Dalle piramidi di Snefru della quarta dinastia a Meidum e ad Ashur, fino alle imponenti piramidi di Cheope, Chefrene e Micerino a Giza. Furono questi gli anni del cosiddetto Antico Regno, una delle epoche più splendide dell'Antico Egitto, terminata intorno al 2150 a.C., quando la struttura amministrativa dello Stato si disgregò, dando origine ad una serie di stati regionali, spesso in lotta tra loro. Toccò questa volta ai monarchi di Tebe, l'attuale Luxor, il compito di ristabilire l'unità del paese. Con loro ebbero inizio la dodicesima dinastia e il Medio Regno, periodo in cui gli Egizi fecero numerose conquiste, tanto da riuscire ad allargare i propri confini verso sud, oltre Assuan. Ma a compromettere la stabilità del paese giunsero due popoli. Dal vicino Oriente arrivarono gli Hyksos, che occuparono il Basso Egitto, mentre il regno di Kerma, nella Nubia settentrionale, estese la sua area di influenza sull'Alto Egitto. Fu ancora una volta Tebe a farsi promotrice dell'unificazione del paese. Sia il regno di Kerma, sia il potere degli Hyksos furono sbaragliati dopo 50 anni di guerre. Cominciò così il Nuovo Regno, una delle epoche di maggiore gloria e prosperità della civiltà faraonica. Dopo un primo periodo di espansione, una crisi dinastica portò al trono la regina Hatshepsut, autoproclamatasi faraone. Alla sua morte, il potere andò a Tutmosi III, il faraone passato alla storia come il Napoleone d'Egitto. Le sue conquiste, infatti, spinsero l'influenza egiziana fino all'Eufrate a nord e fino alla quarta cateratta del Nilo a sud. In questi anni si accrebbe anche il potere dei sacerdoti di Amon-Ra, il dio principale di Tebe. Il faraone e i sacerdoti si trovarono così a competere per il primato sulla valle del Nilo. Il contrasto si acuì negli anni successivi e trovò una drammatica risoluzione nella riforma religiosa promulgata da Amenofi IV. Nel quinto anno di regno, Amenofi IV cambiò il proprio nome in Akhenaton, sostituì i culti divini con l'adorazione del disco solare, Laton, e fece fondare una nuova capitale nel Medio Egitto, a Tel el-Amarna, in pieno deserto. Ma l'ambizioso programma politico-religioso di Akhenaton non sopravvisse al suo promulgatore. Già il suo successore, il giovanissimo Tutankhamon, ripristinò la tradizione, i vecchi culti e l'antica capitale. Il difficile momento che stava attraversando l'Egitto condusse alla presa di potere da parte di una famiglia di militari, il cui esponente più famoso era Ramesse II.
il faraone cercò di riconquistare i territori del vicino Oriente perduti in passato, ma l'impresa naufragò nella battaglia di Kadesh, combattuta contro gli Ittiti nel quinto anno di regno. Nonostante questo, il lungo regno di Ramesse II, protrattosi per ben 67 anni dal 1279 al 1212 a.C., fu una delle epoche di pace e prosperità più durature dell'Egitto antico. Egli passò alla storia anche per il programma costruttivo più imponente nella storia egizia, con l'ampliamento di templi come quello di Luxor e la costruzione di nuovi come il complesso religioso di Abu Simbel. Ma un nuovo pericolo avanzava all'orizzonte. L'Egitto venne minacciato dall'invasione di alcune popolazioni seminomadiche, i popoli del mare. Fu Ramesse III a fermare le ondate migratorie, quando ormai queste genti avevano già raggiunto il delta orientale. L'unità dell'Egitto non sarebbe durata a lungo. Il contrasto tra la casta sacerdotale e il potere dei faraoni, protrattosi per tutto il nuovo regno, sfociò in una divisione dell'Egitto al termine della ventesima dinastia. Il sud passò in mano ai sacerdoti di Amon-Ra, mentre a nord salirono al trono monarchi di origine libica, ventunesima dinastia, che fondarono una propria capitale a Tanis, nel delta orientale. L'impero egizio, indebolito da questa ennesima divisione, trovò una nuova floridezza tra il X e l'VIII secolo, quando alcuni sovrani di origine nubiana conquistarono tutta la valle del Nilo. Essi diedero vita alla 25esima dinastia, ma furono a loro volta fermati dalle mire espansionistiche degli Assiri, che riuscirono a raggiungere Tebe e a saccheggiarla. Dopo alterne vicende, l'Egitto finì per diventare una provincia dell'impero persiano. L'arrivo di Alessandro Magno portò la valle del Nilo sotto il dominio macedone. Alla sua morte, uno dei suoi generali, Tolomeo I, si proclamò faraone, dando vita ad una nuova dinastia che governò l'Egitto per quasi 300 anni. L'ultimo rappresentante della stirpe tolemaica fu una leggendaria regina, Cleopatra VII. Dopo avere ammaliato Cesare e Marco Antonio, Cleopatra fu costretta a suicidarsi per non doversi arrendere alle armate di Ottaviano Augusto. Fu così che nel 30 a.C. l'Egitto passò sotto il controllo dei Romani come dominio privato dell'imperatore. L'antica civiltà egizia aveva perduto per sempre l'autonomia politica, ma non la sua magnificenza, che continua ancora ad affascinare i popoli di tutto il mondo. Un anonimo poeta dell'antico Egitto scriveva: «L'unica, l'amata che non ha eguali quanto a bellezza tra tutte. Guarda, è come la stella che appare all'inizio di una bella annata, splendente e perfetta, brillante d'aspetto». Il testo, noto come papiro Chester Beatty I, è conservato presso la biblioteca Chester Beatty di Dublino. Forse è il più bel ritratto letterario femminile lasciatoci dalla civiltà egizia. Il suo autore ritrae in versi una giovane donna carica di sensualità. Dalla poesia emergono gli elementi fondamentali del fascino di una donna egizia di 3000 anni fa. «Belli agli occhi quando lei guarda. Dolci sono le sue labbra quando lei parla, senza che abbia una parola di troppo. Lungo è il suo collo, bianco il suo seno, di vero lapislazzuli, sono i suoi capelli. Le sue braccia sono ricolme d'oro, le sue dita sono come boccioli di loto». I canoni della bellezza femminile egizia non si differenziano molto da quelli attuali. La visione della giovane suscita emozione e stupore in coloro che la vedono passare. «Nobile è l'incedere quand'ella avanza nella pianura, e nel suo correre lei porta via il mio cuore. Ella fa sì che i colli di tutti gli uomini restino voltati ad ammirarla. La felicità aspetta a colui che l'abbraccerà, poiché sarà come il primo degli amanti. Guarda, eccola che esce maestosamente, come colei che è l'unica». L'unica corrisponde ad Hathor, la dea egizia che incarnava la femminilità. Era la dea della musica e della danza, dell'amore e della riproduzione. Proprio per questo motivo veniva spesso rappresentata sotto forma di giovenca.
Gli egizi erano soliti implorare la protezione di Hathor durante il periodo della gravidanza e del parto. In simili occasioni, così rischiose per la vita della madre e del nascituro, si invocavano anche altre divinità. Toeri, ad esempio, dall'aspetto di donna incinta, aveva la testa di ippopotamo e le orecchie di vacca, le zampe di leone e la coda di coccodrillo. A partire dall'inizio del primo millennio avanti Cristo, i tratti di Hathor e di altre dee raffiguranti l'universo femminile confluirono in Iside, la sposa di Osiride, re dell'oltretomba. Uno dei maggiori centri di culto della dea si trovava sull'isola di File. Secondo la mitologia, dopo la morte di Osiride, Iside ricompose il suo corpo smembrato e questo racconto divenne il prototipo del viaggio verso la vita eterna, alla quale aspirava ogni egizio. Grazie ai suoi poteri magici, Iside riuscì poi ad essere fecondata dallo sposo defunto e a partorire Horus, il dio falco. Horus, dopo aver vendicato il padre, riuscì a salire sul trono dell'Egitto. Iside dovette superare molte avversità per difendere il nascituro dal malvagio dio Set. Il mito è una chiara metafora del periodo della gravidanza, così come Iside e Horus sono i simboli della madre e del bambino. Nell'antico Egitto il ruolo principale della donna era la procreazione. Le sue giornate si svolgevano per lo più tra le mura domestiche, come testimonia il colore pallido delle varie rappresentazioni. Tuttavia, dal punto di vista giuridico, le donne erano sullo stesso piano degli uomini. Ad esempio, alla donna era riconosciuto il possesso dei beni, anche dopo la separazione dal marito. Alcune figure femminili si sono imposte più di altre nella storia dell'antico Egitto e, grazie alla loro decisa personalità, hanno segnato un'epoca. Si tratta di regine i cui nomi sono noti quanto quelli dei loro consorti faraoni. Jaotep, combattiva regina della fine della 17ª dinastia. Teie, moglie di Amenofi III. Nefertiti, sposa principale di Akhenaton. E infine Nefertari, la regina più amata da Ramesse II. Un caso particolare è rappresentato da Hatshepsut, che da regina riuscì a salire al trono d'Egitto proclamandosi faraone. Il suo ruolo storico è però stato sopravvalutato. In realtà Hatshepsut doveva essere una semplice pedina nelle mani degli abili funzionari della corte, primo fra tutti Senenmut. La sua presenza in molti monumenti della sovrana è stata spesso interpretata come il segno di una relazione tra i due. Nella vita politica dell'antico Egitto, le donne hanno sempre avuto un ruolo più di rappresentanza che decisionale. È il caso delle divine adoratrici nella Tebe della metà del primo millennio, centro del potere detenuto dal clero del dio Amon-Ra. Queste nobili donne di stirpe reale erano investite della carica sacerdotale dai sovrani regnanti, proprio per controllare da vicino le ricchezze del santuario più importante e vasto di tutto l'Egitto. I nomi delle divine adoratrici Amenirdis, Shepenupet, Notokri compaiono racchiusi all'interno di un cartiglio come quello dei sovrani, ma il potere restava saldamente in mano a influenti funzionari tebani. Allora come oggi, erano altre le principali preoccupazioni della donna egizia. I corredi delle tombe mettono in risalto soprattutto il suo ruolo di madre, ma restituiscono anche l'immagine di una donna che attribuiva alla cura del proprio aspetto una notevole importanza. La cosmesi egizia era una delle più raffinate del mondo antico. Trucchi e belletti avevano la duplice funzione di proteggere e abbellire il corpo. Così l'ombretto, utilizzato da uomini e donne per sottolineare il profilo degli occhi, aveva anche lo scopo di ripararli dal forte riverbero del sole. I gioielli di regine e principesse della 12ª dinastia, rinvenuti soprattutto alla fine dell'Ottocento, erano senza dubbio destinati a donne raffinate, che amavano valorizzare la bellezza del proprio corpo con diademi, collane, bracciali e cavigliere. Anche l'abbigliamento valorizzava le forme del corpo femminile attraverso giochi di trasparenze e plissettature.
Al crepuscolo della storia dell'Egitto, quando la civiltà romana stava ormai conquistando buona parte del Mediterraneo, l'antico fascino della donna egizia trovò la sua più alta incarnazione. Cleopatra, l'ultima regina della stirpe dei Tolomei, è la quintessenza di tutto l'universo femminile egizio e riassume in sé le caratteristiche di tutte le regine che l'hanno preceduta. Il suo fascino incantò uomini di potere e di grande carisma, quali Cesare e Marco Antonio. La sua femminilità e intelligenza erano destinate a conquistare anche i suoi detrattori. Tutti gli storici dell'epoca di Augusto, pur nel tentativo di screditarla, non riuscivano a mascherare una certa timorosa ammirazione. Agli occhi dei romani, Cleopatra incarnava l'Egitto, la sua millenaria sapienza e la sua opulente decadenza, ma anche il pericolo che l'urbe potesse un giorno finire nelle mani di una donna. Era impensabile che una donna, figura relegata nel mondo romano a un ruolo di secondo piano e pressoché servile, potesse gestire da sola una nazione. Da questo punto di vista, il divario tra la civiltà romana e quella egizia è notevole. Lo dimostra il fatto che a rappresentare l'Egitto nell'immaginario collettivo sia stata per secoli, più di ogni altro uomo, una donna, Cleopatra, l'ultimo faraone. Unis si è impadronito del comando. È stata portata a lui l'eternità. È stata posta ai suoi piedi la conoscenza. Gioite per lui, perché si è impadronito dell'orizzonte. Questo brano chiude il capitolo 257 dei Testi delle Piramidi, la raccolta di componimenti a carattere funerario iscritta negli ambienti sotterranei della piramide di Unis, l'ultimo re della quinta dinastia a Saqqara. I versi parlano del destino ultraterreno del monarca e affermano che, una volta morto, egli dovrà riprendere il proprio posto tra gli dei. Sono da soli la testimonianza di come il ruolo del sovrano, in quest'epoca che segue quella delle più grandi piramidi dell'Egitto, abbia avuto profondi cambiamenti. Djoser, Snefru, Cheope, Khefren e Micerino, i sovrani ai quali si deve la costruzione degli immensi monumenti che si innalzano lungo l'arido altopiano a ovest del Nilo, erano considerati dei. Il loro potere era smisurato e ogni egizio viveva in funzione loro. Ai tempi di Unis, il sovrano non si identifica più con il divino, si è trasformato in un emissario degli dei, un semplice tramite tra il mondo umano e quello ultraterreno. Per questo, alla sua morte, dovrà riprendere il proprio posto tra gli dei e riacquistare quella perfezione divina che non gli è più propria. Tracce del declino del sovrano sono rilevabili già nel momento del massimo splendore dell'antico regno. Il nome di Didufri, figlio di Cheope, è preceduto dal titolo figlio di Ra, utilizzato nei secoli successivi da tutti i sovrani della valle del Nilo. Il faraone afferma non più la propria divinità, quanto piuttosto la discendenza dagli dei. Il sovrano non è più Dio e non è più solo a gestire il potere. I templi solari voluti dai monarchi della quinta dinastia sono sicura prova di un aumento di prestigio dei sacerdoti. Le piramidi reali hanno dimensioni più contenute e sono costruite in modo più approssimativo rispetto a quelle della quarta dinastia, mentre le tombe dei nobili si ampliano e la loro decorazione si arricchisce di delicati rilievi. Il controllo su un territorio che si estende per oltre 1000 chilometri dal delta ad Aswan è sempre più difficile. Col venir meno del ruolo divino del sovrano, nelle aree periferiche cominciano a manifestarsi moti di indipendenza. Prima i governatori delle regioni più distanti e poi quelli delle aree sempre più vicine alla capitale agiscono con sempre maggiore autonomia. Questo processo, che ha sicuramente inizio durante la quinta dinastia, conosce un'accelerazione nel corso del regno di Pepi II, che salì al trono da bambino e regnò per 96 anni. La mancanza di un ricambio ai vertici dello Stato per un periodo così lungo diffuse ancora di più la pratica dell'ereditarietà delle cariche amministrative.
Nacquero così vere e proprie dinastie di funzionari, nelle quali i poteri passavano dal padre al figlio. La disgregazione dello Stato unitario si riflette anche nei testi delle piramidi. All'inizio erano destinati esclusivamente al sovrano, ma nel corso della sesta dinastia cominciano a comparire anche nelle piramidi delle regine. Di lì a poco li troviamo iscritti anche sulle pareti dei sarcofagi e delle tombe di funzionari che gestivano il potere in regioni distanti centinaia di chilometri dalla capitale Menfi. Se nel corso della quinta e sesta dinastia soltanto il sovrano poteva essere rappresentato come Osiride alla propria morte, a partire dall'epoca successiva questa prerogativa spetta a chiunque abbia i mezzi per procurarsi una tomba, un sarcofago, una stele che ne perpetui il nome. L'aldilà degli dèi diviene accessibile alle fasce più abbienti della popolazione egizia, in un vero e proprio moto di appropriazione che da alcuni studiosi è stato definito come una democratizzazione della vita ultraterrena. La fine dell'antico regno resta tuttavia un periodo oscuro della storia egizia. L'epoca che segue è stata denominata primo periodo intermedio perché si tratta di una fase di transizione. Durante il Medio Regno, quando lo Stato faraonico verrà di nuovo unificato dopo quasi 150 anni, il primo periodo intermedio verrà descritto a tinte fosche. Un testo attribuito ad un saggio di nome Ipu-Ur e databile proprio al Medio Regno racconta che l'Egitto si trovava in una situazione disastrosa. Quello di Ipu-Ur è il grido di dolore di colui che vede il suo paese lacerato da guerre civili, percorso in lungo e in largo da orde di beduini che saccheggiano e derubano. Una terra dove non c'è più Dio, dove il sovrano è incapace di porre rimedio al caos e all'anarchia. E a proposito del monarca, Ipu-Ur non risparmia parole di biasimo. Egli lascia perdere, non facendo differenza alcuna tra il timorato e il tracotante. Alla voce di Ipu-Ur si associano anche quelle di Kakheperrasene Beneferti, gli autori di altri due testi che danno un quadro negativo del primo periodo intermedio. A lungo l'egittologia ha accolto questa interpretazione. Oggi però si è compreso che questo pessimismo è frutto di una lettura a posteriori, influenzata dalla propaganda reale del Medio Regno, che aveva tutto l'interesse a far percepire l'epoca precedente in modo negativo. Invece, nei testi lasciati dai protagonisti del primo periodo intermedio, da quei governatori le cui tombe rupestri si affacciano dalle falese rocciose che bordeggiano il Nilo, la situazione appare totalmente diversa. Keti, che in un'iscrizione autobiografica si proclama signore di Assiut, afferma: «Io ero uno che si è occupato di grandi monumenti e strade ben tracciate. Io ho fatto prosperare la mia città. Io ho reso le terre coltivabili. Io ho condonato le tasse». La sua voce è simile a quelle di decine di altre che si levano nelle iscrizioni lasciate dai governatori delle varie regioni dell'Egitto. In tutte risalta il tono orgoglioso e soddisfatto dell'uomo che ha la piena coscienza di sé e che può disporre delle proprie azioni senza dover rendere conto a nessuno, né a un dio né a un sovrano. Queste voci, che ci parlano a distanza di quasi 4.000 anni, rimandano ad un'altra visione del primo periodo intermedio. Inevitabilmente lo Stato si frammenta in molteplici entità, ognuna con le proprie aspirazioni. Il primo periodo intermedio si presenta perciò come un'epoca di fervido sviluppo culturale, in cui la società egizia, grazie proprio all'assenza di un'autorità centrale, ha modo di ripensarsi e di evolversi. Anche l'arte di questo periodo, a lungo bollata con gli appellativi di rozza e provinciale, mostra invece nuove tendenze e si fa sperimentale, libera ormai dai rigidi canoni della ricercata astrazione che avevano condizionato le sofisticate realizzazioni dell'antico regno. L'artista del primo periodo intermedio percorre nuove strade,
rivolge l'attenzione alla resa coloristica più che alle proporzioni. Sposta il proprio interesse da una composizione ordinata dello spazio a un trattamento più libero della superficie a sua disposizione, con effetti prospettici, e privilegia il movimento rispetto alla staticità. Ora possiamo leggere sotto un'altra luce le parole dei funzionari locali. Le loro iscrizioni, basate sulla ripetizione del pronome io, rivelano non tanto una forma di egoismo, quanto piuttosto una nuova coscienza di sé, anticipando di quasi 1500 anni la nascita dell'individualismo in Grecia. Tuttavia, dietro alle frasi autocelebrative si celano riferimenti a guerre e carestie che gettano sul primo periodo intermedio un'ombra di incertezza. Le vicende storiche delle prime dinastie egizie sono avvolte in un fitto mistero a causa della scarsità di informazioni giunte fino ai nostri giorni. Sappiamo per certo che l'Egitto, agli inizi del terzo millennio avanti Cristo, era già una grande nazione. Lo dimostrano gli enormi monumenti in pietra eretti come tombe per i sovrani. Il passaggio epocale dal mattone crudo alla pietra venne portato a compimento nel corso della terza dinastia. Questa rivoluzione tecnologica fu di tale valore da fare meritare gloria e imperitura a Imhotep, visire e soprintendente ai lavori di Djoser. A lui si deve la realizzazione della piramide a gradoni di Saqqara, il primo monumento della storia dell'umanità interamente costruito in pietra. Grazie alla nuova tecnologia costruttiva e a un'organizzazione statale efficiente e capillare, in poco più di un secolo fu possibile elaborare la forma della piramide a gradoni fino ad arrivare ad una vera e propria piramide. Sotto Snefru, il sovrano con cui Manetone faceva cominciare la quarta dinastia, si verificò un deciso salto in avanti nell'evoluzione della piramide. Si scelse di costruire il monumento funerario del sovrano a Meidum, una località molto distante dalla capitale Menfi, forse perché a Meidum, Snefru, possedeva una residenza. La direzione dei lavori fu affidata al figlio del sovrano Nefermaat, la cui tomba a Mastaba fu edificata a non molta distanza dal monumento funerario del padre. Lo spirito dell'epoca, permeato da una feconda creatività e da una spinta innovativa, risulta evidente proprio nella decorazione che Nefermaat scelse per il proprio sepolcro. I profili delle figure sono scavati profondamente nel calcare e riempiti di pasta colorata. Dalla cappella della sposa di Nefermaat, Atet, provengono le cosiddette oche di Meidum. Si tratta di un frammento della decorazione parietale, dipinta su intonaco e dalla straordinaria bellezza, che può essere considerato il manifesto dell'arte egizia per il suo perfetto equilibrio tra naturalismo e astrazione. In questo vivace contesto nacque la piramide di Meidum, che è allo stesso tempo l'ultima a gradoni e la prima con i lati perfettamente obliqui e convergenti verso l'apice. Il progetto originale prevedeva infatti una struttura a 7 gradoni, che furono successivamente portati a 8. Raggiunto questo stadio, si tentò di coprire i 4 lati con un rivestimento uniforme e obliquo. Ed è a questo punto che ci si rese conto di come l'intera struttura risentiva di gravissimi problemi derivanti dalla cattiva natura del terreno su cui era stata innalzata. Si fu perciò costretti ad abbandonare Meidum e il cantiere fu spostato a nord, ad Ashur. Qui, sin dall'inizio, la nuova piramide fu progettata con un'inclinazione dei lati continua. Nel caso in cui fosse stata completata, sarebbe risultato il monumento più alto mai realizzato fino a quel momento. Anche in questo caso, però, la scelta del terreno su cui costruire si rivelò sbagliata. Quando ormai la piramide si innalzava per circa 50 metri, pericolose spaccature cominciarono a comparire sulla superficie esterna e nel corridoio di accesso alla camera del sarcofago. Si tentò di porre riparo a questi problemi strutturali, abbandonando il corridoio già realizzato per aprirne un altro da ovest e aumentando l'angolo di inclinazione dei lati della piramide. Così si sperava di far diminuire il peso complessivo della struttura.
Questa soluzione fece assumere al monumento l'aspetto che oggi lo rende unico e che gli è valso l'appellativo di piramide a doppia pendenza. Nonostante questa insolita piramide fosse quasi finita, nel 29° anno del regno di Snefru fu intrapresa la costruzione di una terza piramide a poche centinaia di metri di distanza. Visti i due precedenti fallimenti, si era deciso fin da subito di attribuire una maggiore inclinazione ai lati del nuovo monumento. Oggi esso è noto come piramide rossa per il colore della pietra locale con la quale fu costruita ed è l'unica ad essere stata portata a termine. Si ritiene che vi abbia ricevuto onorata sepoltura il corpo di Snefru. L'esperienza, accumulata nel giro di poco più di 40 anni, venne messa pienamente a frutto dal figlio di Snefru, Cheope. Il nuovo faraone fece costruire sull'altopiano di Giza una piramide che è a tutt'oggi quella di maggiori dimensioni. La sua mole ha da sempre destato l'ammirazione dei posteri e ha infiammato l'immaginario collettivo. Nel corso dei secoli, intorno ad essa, sono nate le storie più disparate. La costruzione di un monumento di tale imponenza valse a Cheope la fama di tiranno spietato e senza scrupoli. Lo storico greco Erodoto lo descrive come un sovrano talmente corrotto dalla bramosia di potere da spingere la figlia a prostituirsi per ottenere il denaro necessario alla costruzione del proprio monumento funerario. Per ironia della sorte, oggi di Cheope, costruttore della grande piramide, rimane soltanto un'effigie alta circa 7 centimetri, uno tra gli esempi più piccoli di statuaria reale egizia. A Cheope succedette il figlio di Dufri. Quest'ultimo decise di innalzare la propria piramide 8 chilometri a nord di Giza, su un'altura che avrebbe dovuto compensare la minore altezza della struttura. Uno stratagemma simile, con risultati più spettacolari, venne adottato da un altro figlio di Cheope, Chefren. Questi fece costruire la propria piramide in un punto rialzato del terreno a non molta distanza da quella del padre. E così, nonostante sia di qualche metro più bassa, oggi la vediamo svettare su quella di Cheope. Anche gli altri edifici che costituivano il complesso dedicato al culto di Chefren defunto si sono mantenuti pressoché intatti. Lungo il lato est della piramide si ergono i resti del tempio funerario collegato tramite una lunga rampa al cosiddetto tempio a valle. Qui venivano raccolte le offerte che avrebbero garantito la sussistenza ultraterrena del sovrano defunto e sempre qui sono state ritrovate numerose effigi di Chefren. La più bella ce lo mostra seduto con il dio falco Horus che dispiega le sue ali intorno alla sua testa. Accanto al tempio a valle di Chefren si innalza la Sfinge, animale fantastico dal corpo leonino e dalla testa umana, che personifica la potenza del sovrano. Si ritiene che l'enorme statua sia stata realizzata sempre per volere di Chefren, utilizzando i resti di una collina che serviva come cava per il materiale da costruzione della sua piramide. Di questi sovrani dell'Egitto, oltre agli immensi monumenti che hanno innalzato per perpetuare la loro gloria, poco altro è rimasto. Con la salita al trono di Micerino, figlio di Chefren, l'era delle grandi piramidi di pietra volge al termine. Il monumento funerario del sovrano è più piccolo rispetto a quelli dei suoi predecessori, anche se la parziale copertura in sienite lo rende, per certi versi, assai più prezioso. Di lì a poco la monarchia egizia dovrà confrontarsi con una nuova crisi che creerà una prima e profonda frattura nella civiltà egizia. La vicenda viene raccontata su un papiro, noto come papiro Westcar, oggi al Museo Egizio di Berlino. Sotto il regno di Tutmosi III, l'Egitto aveva esteso i propri territori ben oltre i naturali confini geografici. Le armate del faraone avevano raggiunto a nord l'Eufrate e a sud la quarta cateratta del Nilo. Il sistema di controllo adottato dagli egizi nei confronti dei paesi stranieri prevedeva rapporti di sudditanza senza un'annessione diretta.
I faraoni si limitavano ad inviare i propri eserciti nei territori conquistati per mostrare la potenza militare dell'Egitto e riscuotere i tributi. Le ingenti ricchezze raccolte affluivano non solo nelle casse dello Stato, ma anche in quelle dei templi. Anche il tempio, come un palazzo reale, funzionava come luogo di ridistribuzione di ricchezza. Ogni monarca si impegnava a fare costruire nuovi santuari o a rinnovare quelli esistenti per ottenere il favore degli dèi. Si può quindi comprendere come i templi delle varie divinità egizie avessero raggiunto in quest'epoca di benessere un enorme potere economico e di conseguenza anche la possibilità di influire nella gestione dello Stato. Tra tutti i più importanti centri religiosi dell'Egitto, il Tempio di Amon a Karnak aveva acquistato una ricchezza ed un prestigio straordinari, anche perché era l'area religiosa di Tebe. Il dio era stato elevato a patrono della dinastia regnante già nel corso del Medio Regno. Durante il Nuovo Regno aveva acquisito le prerogative di un vero e proprio dio nazionale, al pari del dio Ptah di Menfi, prima capitale dell'Egitto, e di Ra Horakhti, manifestazione del sole, adorato principalmente a Eliopoli. La struttura del Tempio di Amon era stata gradualmente ampliata e anche il personale era aumentato. Lo stuolo di sacerdoti, funzionari, impiegati e servitori richiedeva continue risorse. Perciò lo Stato aveva riservato al santuario i proventi di molte proprietà terriere sparse in tutto l'Egitto. Il complesso religioso di Amon a Karnak aveva così visto crescere il proprio potere economico e il suo clero aveva acquistato una sempre maggiore influenza politica. Dietro alla trasformazione in monarca della regina Hatshepsut vi erano abili funzionari legati al mondo del clero di Amon. Lo stesso Tutmosi III aveva fatto molto per ingraziarsi i favori e il consenso dei sacerdoti tebani, arricchendo il santuario di nuovi edifici e facendovi confluire una larga parte delle enormi ricchezze accumulate con le sue conquiste. Se durante il regno di Tutmosi III il rapporto tra Stato e clero appare bilanciato, con i suoi successori Amenofi II e Tutmosi IV, si assiste ad un graduale mutamento negli equilibri di potere. All'ascesa al trono di Amenofi III, il clero si propone ormai come un'alternativa al potere faraonico. Lo dimostra la politica intrapresa proprio da Amenofi III nella seconda metà del suo regno per riaffermare la priorità del sovrano. La sede del faraone era situata fino ad allora in un palazzo sulla riva est di Luxor, a non molta distanza dal tempio di Amon. Amenofi III fece invece edificare la propria residenza, una vera città, sulla riva ovest, a Malkata, località a sud di una vasta area ormai da secoli utilizzata come necropoli. La distanza geografica tra Karnak e Malkata doveva riflettere quella tra politica e religione. Ma il piano di Amenofi III era ben più ambizioso e trova vivida espressione nelle dimensioni del suo tempio funerario, eretto anch'esso sulla riva ovest di Luxor. Dell'immane opera architettonica rimangono soltanto le due gigantesche statue che fiancheggiavano l'accesso principale, note come colossi di Memnone. L'enorme edificio religioso che si estendeva per oltre 500 metri rappresentava la volontà di Amenofi III di riaffermare la natura divina del sovrano in modo da opporre il proprio culto a quello di Amon. Allo scopo di diminuire il prestigio di Amon, venne attribuita sempre maggiore importanza al dio Sole Ra. Questa tendenza si era già manifestata durante il regno di Tutmosi IV. Amenofi III la incoraggiò ulteriormente, elevando al rango di divinità anche l'entità fisica del disco solare, già citato a partire dal Medio Regno con il nome di Aton. Da semplice astro celeste, l'Aton iniziò perciò ad essere oggetto di un suo culto specifico come una vera e propria divinità.
Il desiderio di prendere le distanze dal clero e perciò dalla tradizione si manifestò anche in campo artistico. Nell'ultima parte del regno di Amenofi III, la propensione ad attribuire maggiore importanza alle forme, già presente nel periodo di Hatshepsut, venne portata alle estreme conseguenze. I tratti del sovrano risultano addolciti e il suo volto finisce per assomigliare a quello di un fanciullo. Questa rappresentazione è associata alla celebrazione del primo giubileo del sovrano, cioè del 30° anno di regno. Gli ultimi anni di governo di Amenofi III sono controversi. Il principe Tutmosi, figlio maggiore del sovrano e della sua sposa principale Teie, era morto prematuramente. L'erede designato al trono era così divenuto Amenofi, il secondo genito della coppia. Forse Amenofi III associò il figlio al trono, forse abdicò in suo favore, continuando a vivere anche nel corso del regno del suo successore. Ad ogni modo, il regno del giovane erede si propone come proseguimento di quello paterno. L'ascesa al trono di Amenofi IV segna un inasprimento del contrasto tra casa regnante e sacerdoti di Amon. Il primo atto del giovane sovrano in questo senso fu ingenuo e destinato a non avere un seguito. Amenofi IV portò la lotta per la supremazia tra Stato e clero direttamente nel centro del potere di quest'ultimo. Decise la costruzione di un santuario ad est del Tempio di Karnak, in un luogo strategicamente significativo tra il punto di nascita del Sole e l'immenso santuario di Amon. Già nel secondo anno di regno fervevano i preparativi per la costruzione del nuovo tempio, cui era stato dato il nome di Genpa-Aton, che significa «l'Aton è stato trovato». Con una rapidità eccezionale, Amenofi IV aveva attribuito una natura divina al disco solare. La data di conclusione dei lavori del santuario era stata fissata per il terzo anno di regno, quando il giovane sovrano intendeva celebrare il proprio giubileo. Amenofi IV non lo considerava una festa di rinnovamento, quanto piuttosto come momento fondatore, scelto per promulgare l'inizio di un nuovo corso. Il Genpa-Aton era costituito da una serie di cortili orientati verso est. La sua decorazione era decisamente innovativa. Le classiche scene di adorazione degli dei erano sostituite con situazioni di vita quotidiana, in cui il fulcro è sempre il sovrano. Il disco solare, da cui si dipartono raggi dotati di mani che si protendono verso il basso, sovrastava ogni attività. Questa divenne la rappresentazione canonica dell'Aton. In alcune scene Amenofi IV è ritratto in adorazione della propria effigie. Ecco il vero significato del Genpa-Aton. Oltre ad essere sede del nuovo culto solare, serviva a riaffermare la natura divina del sovrano. Amenofi IV intendeva perciò presentarsi come unico tramite tra l'umanità e l'Aton e destinatario esclusivo dell'adorazione degli altri esseri umani. Nel Genpa-Aton non è tanto il disco solare a contrapporsi ad Amon, quanto piuttosto il faraone. La decorazione del santuario utilizza un linguaggio innovativo, un ulteriore passo in avanti nel formalismo in voga negli ultimi anni di regno di Amenofi III. I cortili del Genpa-Aton erano circondati da portici a pilastri, contro i quali poggiavano colossi effigianti lo stesso Amenofi IV. I tratti del sovrano risultano esasperati fino alla deformità. È ancora aperto il dibattito su queste effigi colossali. Secondo alcuni, una simile iconografia quasi iperrealista porrebbe in risalto alcune deformità congenite del corpo di Amenofi IV. Di sicuro, questo tipo di raffigurazione manifesta la volontà del faraone di rompere con il passato e di sottolineare l'inizio di un nuovo corso. Il faraone Amenofi IV fece costruire in prossimità del Tempio di Karnak, tra il 1350 e il 1347 a.C., il Genpa-Aton, un santuario dedicato all'Aton, la forma del disco solare divinizzata dallo stesso Amenofi IV, allo scopo di contrastare il culto di Amon.
Il provvedimento non riscosse il favore del popolo. Tuttavia, può essere considerato come l'inizio di una vera rivoluzione religiosa, culturale, morale e politica che ebbe luogo tra il IV e il VI anno di regno di Amenofi IV. Proprio in quel periodo il sovrano cambiò il proprio nome da Amenofi, che significa Amon è soddisfatto, in Akhenaton, cioè spirito di Aton o colui che è utile all'Aton. Per risolvere il conflitto tra Stato e clero, il sovrano abbandonò Tebe e fondò una nuova città nel Medio Egitto, nella località di Tel El Amarna, dove non esisteva nessun precedente insediamento. Fece delimitare il territorio prescelto con alcune stele rupestri, le cui iscrizioni indicavano che la città era dedicata all'Aton e che non doveva superare i confini prestabiliti. La nuova capitale dell'Egitto venne chiamata Akhetaton, l'orizzonte di Aton. Il sovrano vi si trasferì con tutta la corte. Lo accompagnavano la sposa Nefertiti e le tre figlie nate dalla loro unione. Contemporaneamente alla fondazione di Tel El Amarna, il culto di Amon venne proibito. Il tempio di Karnak venne chiuso. Le immagini del dio furono sottoposte ad un'opera di feroce iconoclastia e i sacerdoti che si rifiutavano di abbracciare la nuova fede vennero deportati. Il piano di sviluppo della nuova città prevedeva al centro un'area di templi e palazzi, fulcro di tutte le attività del sovrano. Gli edifici più importanti si collocavano lungo un'ampia strada, la Via Reale. Il tempio maggiore, chiamato la residenza dell'Aton, era costituito da una serie di cortili con numerosi altari per le offerte. Queste erano poi ridistribuite tra la popolazione e costituivano un elemento prezioso nell'economia della città, che in tal modo si trovava a dipendere dalle elargizioni del sovrano e dell'Aton. Altri templi erano dedicati alle regine della casa regnante e sorgevano oltre i limiti urbani. Gli abitanti di Amarna erano dunque circondati da luoghi di culto che ponevano al centro dell'adorazione i membri della famiglia reale. Akhenaton risiedeva in un palazzo collocato all'estremità settentrionale della città e utilizzava gli edifici centrali soltanto per svolgere le sue funzioni di monarca. Il sovrano percorreva ogni giorno il tragitto tra la propria residenza e i quartieri centrali. Si occupava personalmente degli affari di Stato e dei riti che si svolgevano nel Tempio Maggiore. A sera raggiungeva nuovamente la residenza situata a nord. La partenza e il ritorno del sovrano al proprio palazzo scandivano così la vita della città di Akhetaton, come il sorgere e il tramontare del sole. Gli abitanti di Akhetaton vivevano in due zone residenziali situate nelle aree nord e sud della nuova capitale. Nel quartiere meridionale sono state identificate due costruzioni che ospitavano botteghe di artisti. La più famosa è quella attribuita ad un certo Tutmosi. Proprio qui sono stati ritrovati diversi modelli di scultura e calchi, tra i quali la splendida testa di Nefertiti, oggi conservata al Museo Egizio di Berlino. La celebre scultura, considerata uno dei capolavori dell'arte egizia, non è tuttavia l'esempio più rappresentativo dello stile di produzione amarniana. Si tratta infatti di un ritratto della regina utilizzato come modello di base per la produzione di ulteriori opere. Ad Amarna gli artisti continuavano piuttosto a seguire lo stile dai tratti esasperati, tipico dei primi anni di regno di Akhenaton. Le effigi dei membri della famiglia reale seguono i dettami di questo gusto estetico. Le loro figure accompagnano spesso quella del sovrano, sia nelle raffigurazioni ufficiali, sia nelle stele e statuette ritrovate nelle case di Amarna, testimonianza del culto che i privati cittadini tributavano ad Akhenaton, a Nefertiti e alle loro figlie. In queste opere la famiglia reale è ritratta in momenti di intimità e di vita quotidiana per avvicinarsi maggiormente alla sensibilità del popolo.
come per affermare anche che ogni momento della loro esistenza era importante e degno di attenzione e di adorazione. Da una parte, Akhenaton si presenta così come l'incarnazione della divinità sulla terra, ma dall'altra, egli resta pur sempre uomo tra gli uomini. La sua figura riassume umano e divino in un'unica entità fisica e ne esce esaltata. In tempi recenti, la religione di Amarna è stata letta come la prima forma di monoteismo e in alcune interpretazioni non prive di forzature come preludio all'ebraismo. L'inno all'Aton, composizione attribuita allo stesso Akhenaton, ribadisce l'unicità del nuovo Dio e lo descrive come fonte di vita per tutte le creature. A ben vedere, però, il culto dell'Aton era un fenomeno circoscritto alla corte di Akhetaton. Tra le rovine di Tel El Amarna sono state infatti ritrovate non poche effigi di divinità popolari, come Bes e Toeri. Anche al di fuori di Akhetaton, la nuova religione tollerò probabilmente l'adorazione di altre divinità. La sola persecuzione sistematica fu quella nei confronti di Amon. L'esistenza di altri culti, oltre a quello principale dedicato all'Aton, suggerisce che Akhenaton non introdusse un vero e proprio monoteismo. Il culto dell'Aton si può considerare una religione di Stato più che un vero e proprio credo. La devozione dei privati cittadini era rivolta infatti al monarca, che fungeva da tramite per accedere al divino. L'adorazione dell'Aton, invece, era di esclusivo appannaggio del sovrano. La nuova religione non sopravvisse al suo propugnatore semplicemente perché, alla scomparsa di Akhenaton, venne a mancare il principale soggetto di venerazione. Dell'incolmabile vuoto trasse vantaggio il culto di Amon, che in neanche un decennio tornò ad essere il più diffuso in tutto l'Egitto. L'esperienza di Amarna, tuttavia, non andò perduta e portò sostanziali cambiamenti nella cultura egizia e tra questi il modo di concepire la divinità. Con Ramesse II verrà attribuita ad Amon sempre più importanza. Questa sorta di monoteismo, insieme ad altre manifestazioni del pensiero egizio di quest'epoca, come ad esempio la lirica amorosa, fu adottato dalla nazione ebraica, che di lì a poco avrebbe fatto la sua comparsa nella storia del vicino Oriente antico. Il regno di Hatshepsut viene ricordato come uno dei periodi di maggior prosperità della 18ª dinastia. La sovrana aveva preso il potere come reggente del figliastro Tutmosi III, ancora troppo giovane per governare. Dopo circa 20 anni, l'avvicendamento tra Hatshepsut e Tutmosi III ebbe luogo, ma in un modo che lascia ancora molti punti oscuri. L'ipotesi più verosimile è che la successione tra i due monarchi sia avvenuta come conseguenza di un mutamento nell'assetto politico dell'Egitto. A partire dal 16° anno di regno di Hatshepsut, spariscono infatti dalla scena della storia quegli alti funzionari come Senenmut, che sembrano avere gestito in modo concreto il potere fino ad allora. Probabilmente è Tutmosi III il responsabile della loro eliminazione, nel legittimo desiderio di prendere possesso delle piene prerogative reali che gli spettavano come diritto di nascita. Nel corso dei 4 anni successivi alla scomparsa dei funzionari Senenmut, Neesi e Imenetep, si assiste ad una rivalutazione di Tutmosi III. Quest'ultimo, dopo aver occupato per anni un ruolo di secondo piano, torna ad essere equiparato alla regina nelle raffigurazioni ufficiali. Poco dopo, Tutmosi III diviene l'unico sovrano dell'Egitto. Questa sua graduale ascesa non deve essere necessariamente pensata come una conseguenza della morte di Hatshepsut. Al contrario, è verosimile che la regina sia vissuta fino a poco prima del 42° anno di regno del figliastro. A quel punto, la sua immagine e il suo nome vengono cancellati dai monumenti da lei fatti costruire.
La cancellazione del ricordo di Hatshepsut potrebbe essere spiegata con la volontà di ricondurre tutto al normale corso degli eventi. Nella mentalità egizia, la regalità era concepita come una ininterrotta successione di sovrani che, una volta scesi al trono, divenivano tutti incarnazione terrena del dio falco Horus. Un monarca al femminile rappresentava un'anomalia in questa linea ininterrotta che poteva essere fatta risalire a Menes, il fondatore. Il ricordo di Hatshepsut andava perciò eliminato per ristabilire l'ordine naturale delle cose. Tutmosi III aveva preso parte durante il regno della matrigna ad almeno due campagne militari in Nubia e nella regione siro-palestinese. Assunto il pieno potere, riprese la politica espansionistica che aveva caratterizzato l'inizio della 18ª dinastia e che aveva subito una battuta d'arresto con Hatshepsut. L'organizzazione di nuove campagne militari, soprattutto nell'area del vicino Oriente, indica un coinvolgimento maggiore dell'esercito nella gestione dello Stato. Questo avvenne a discapito della classe degli alti dignitari, così influenti negli anni di governo di Hatshepsut. Le imprese di Tutmosi III sono raccontate in una lunga iscrizione incisa sulle pareti del tempio di Amon-Ra a Karnak. Lo stile della narrazione è assai sobrio, tanto che questi testi sono convenzionalmente noti come annali. Per due decenni, Tutmosi III e le sue armate combatterono nel vicino Oriente, scontrandosi con tre nemici principali. Le città di Kadesh e Tunipe, entrambe situate sul fiume Oronte, e il potente regno dei Mitanni, che dominava tutta la regione a nord dell'Eufrate. Tra il 22esimo e il 23esimo anno di regno, Tutmosi III si trova a compiere l'impresa che gli varrà gloria in peritura: la presa di Megiddo. La città faceva parte della coalizione di stati siriani alleati di Kadesh. Tutmosi III si spinse con il suo esercito ai piedi dei rilievi montuosi a sud di Megiddo. Dall'altra parte, in attesa dell'arrivo degli eserciti egizi, il re di Kadesh aveva ammassato le truppe della sua coalizione. Per attraversare le montagne, Tutmosi III aveva davanti a sé due strade. La prima, più breve, si inoltrava attraverso le montagne per sbucare nella pianura dove si trovavano i nemici. Aveva però il difetto di essere molto stretta e di consentire il passaggio di un carro alla volta. La seconda girava intorno ai rilievi montuosi e con una marcia di due giorni poteva portare l'esercito egizio al cospetto delle armate di Kadesh. Tutmosi III riunisce i propri generali che saggiamente gli consigliano la strada più lunga e più sicura. Il sovrano si infuria per la codardia dei propri sottoposti, sale sul carro e si inoltra nella stretta gola tra le montagne. Ai suoi soldati sgomenti non resta che seguirlo. Il re di Kadesh, non aspettandosi un gesto così avventato, aveva schierato il proprio esercito in modo da fronteggiare un attacco proveniente dalla strada più lunga. Quando Tutmosi III spunta dalla gola tra le montagne, l'elemento sorpresa è tutto a suo favore. L'esercito nemico non riesce ad organizzare il contrattacco e il monarca egizio fa strage di nemici. Nonostante la schiacciante vittoria, la città di Megiddo resiste all'assedio per alcuni mesi prima di capitolare e anche Kadesh si rivela un osso duro. Tutmosi III è costretto ad organizzare 14 campagne contro la città tra il 24esimo e il 39esimo anno del suo regno. Kadesh cade soltanto tre anni più tardi, nel 42esimo anno di regno. Nella stessa campagna, Tutmosi III riesce a conquistare anche Tunip, assicurandosi così il governo di tutto il territorio nord siriano. Nel 33esimo anno di regno, Tutmosi III aveva anche condotto una campagna contro la popolazione dei Mitanni. Era riuscito ad ottenere una schiacciante vittoria e, a ricordo della sua impresa, aveva fatto innalzare una stele sulle rive dell'Eufrate.
Nessun sovrano egizio si era spinto così a nord e nessun altro riuscirà ad eguagliare l'impresa di Tutmosi III. Secondo gli annali, nel corso di questa campagna, la flotta egizia era stata smontata e trasportata dalle coste del Mediterraneo fino all'Eufrate, percorrendo circa 400 chilometri su carri trainati da buoi. L'episodio dà la misura del grado di organizzazione raggiunto dall'esercito egizio. L'abilità strategica dimostrata da Tutmosi III nel corso delle varie campagne gli hanno valso nel tempo l'appellativo di Napoleone d'Egitto. Più scarse sono invece le notizie sulle conquiste a sud dell'Egitto. Le armate di Tutmosi III raggiunsero sicuramente la quarta cateratta, in prossimità della quale, nella località del Jebel Barkal, fu eretto un tempio dedicato al dio Amon-Ra, dove il sovrano pose una stele a perpetuo ricordo delle proprie imprese militari. Grazie alle sue vittorie, Tutmosi III aveva reso l'Egitto molto ricco. Nel corso del suo regno furono costruiti circa 50 templi. Ai santuari più importanti dell'Egitto affluivano prodotti provenienti dai paesi sottomessi. L'attività costruttiva di Tutmosi III si concentrò soprattutto nel santuario di Amon-Ra a Karnak. Il complesso religioso stava acquistando sempre maggiore potere e il suo clero giocava un ruolo determinante nella gestione dello Stato. Di lì a qualche anno, i sommi sacerdoti di Amon-Ra arriveranno ad accumulare talmente tante ricchezze e possedimenti da proporsi addirittura come alternativa del potere regale, dando il via a una delle crisi politiche più profonde di tutta la storia egizia. Uno degli edifici più singolari costruiti da Tutmosi III è il cosiddetto Akmenu, il Palazzo delle Feste, edificato in occasione del Giubileo, cioè del 30° anno di regno del sovrano. Si tratta di una struttura che riproduce in pietra l'enorme tenda dove avevano luogo alcune celebrazioni legate alla cerimonia. Le colonne riproducono pali di tende. L'edificio è il più antico ambiente a tre navate sostenuto da colonne, una struttura che avrà molta fortuna nel periodo di Ramesse II. Al di là dell'Akmenu si trovano due sale dall'insolita decorazione. Sulle pareti sono incise flora e fauna dei paesi che Tutmosi III aveva percorso con le sue armate. Accanto a piante e animali esotici, ve ne sono altri che mostrano anomalie derivanti da mutazioni genetiche. Questo particolare tipo di decorazione ha valso all'ambiente l'appellativo di giardino botanico. Tutmosi III morì nel suo 53° anno di regno. La sua tomba, scavata nelle rocce della Valle dei Re, ha una camera funeraria ovale che ricorda il cartiglio all'interno del quale veniva iscritto il nome del sovrano. Le sue pareti sono decorate con i testi tratti da Il libro di ciò che è nell'aldilà, scritti in rosso e nero, con caratteri geroglifici corsivi, in modo da fare assomigliare le pareti della camera ad una sorta di papiro srotolato. A Tutmosi III succede Amenofi II, il figlio avuto da una sposa secondaria. Era stato associato al trono negli ultimi anni di regno di Tutmosi III per evitare problemi di successione dinastica. La morte di Tutmosi III chiude l'epoca della massima grandezza militare egizia. Nel giro di qualche anno, la Valle del Nilo sarà squassata da una profonda crisi religiosa che avrà ripercussioni sull'intera società. La regina Hatshepsut è stata spesso descritta come una donna energica e innovatrice. La storiografia del Novecento, influenzata dal femminismo, ha assegnato ad Hatshepsut il ruolo di un'eroina in grado di salire sul trono di Horus e di governare tutta la Valle del Nilo in un mondo in cui il potere era ad esclusivo appannaggio degli uomini. Quest'immagine ha molti tratti in comune con quelli di un'altra regina dell'antico Egitto, Cleopatra, vissuta peraltro circa 1400 anni dopo, una donna che conquistò con il suo fascino ammiratori e detrattori.
Mentre per Cleopatra esistono numerose testimonianze storiche, di Hatshepsut sono noti soltanto statue e monumenti. Hatshepsut resse le sorti dell'Egitto e per questo è stata spesso affiancata a Cleopatra. Il suo ritratto di donna bellissima, intelligente e di grande acume politico è frutto di un'interpretazione forzata della storia. Il regno di Hatshepsut è in realtà segnato come nessun altro della XVIII dinastia da figure di dignitari e sacerdoti che ruotano intorno alla regina e che sembrano avere giocato un ruolo determinante nella conduzione degli affari dello Stato. È probabilmente a loro che si deve la trasformazione di Hatshepsut in un vero e proprio faraone. La regina è piuttosto da considerare uno strumento nelle mani di ambiziosi e scaltri dignitari che, approfittando di un vuoto dinastico, riescono ad impossessarsi del potere. Hatshepsut era figlia di Tutmosi I e della regina Iamose. In giovane età aveva sposato il fratellastro Tutmosi II. L'unione tra consanguinei, tutt'altro che diffusa nell'antico Egitto, era utilizzata all'interno della casa regnante per eliminare eventuali problemi dinastici. Il matrimonio tra fratelli serviva infatti a diminuire il numero di pretendenti al trono e di conseguenza il pericolo di lotte per la successione alla morte del sovrano. L'unione tra Hatshepsut e Tutmosi II però non fu fortunata. La regina ebbe soltanto una figlia, Neferura, rappresentata spesso in compagnia di Senenmut, un funzionario che gioca un ruolo decisivo nelle vicende politiche di quest'epoca. Si è pensato, azzardando romantiche illazioni, che Neferura fosse in realtà il frutto di una relazione illegittima tra Hatshepsut e Senenmut. Non vi sono però testimonianze che possano avvalorare l'unione tra il potente funzionario e la regina. Da una sposa secondaria chiamata Aset, Tutmosi II ebbe anche un figlio maschio, al quale diede il suo stesso nome. Per garantirne il diritto alla successione, si decise di fare sposare il principe Tutmosi con la sorellastra Neferura. Tutmosi II morì prematuramente, quando l'erede al trono aveva soltanto 6 anni. Il bambino venne nominato sovrano e la reggenza affidata ad Hatshepsut. Tra il secondo e il settimo anno di regno di Tutmosi III si verificò però un importante cambiamento nella gestione del potere. La regina assunse gradatamente tutte le prerogative di un vero e proprio sovrano. Questo cambiamento, secondo alcuni imposto proprio da Hatshepsut, fu invece favorito dai nobili e dai sacerdoti, che sfruttarono l'occasione per assumere il controllo del paese a discapito dell'esercito. Fino a quel momento, i sovrani dell'Egitto avevano fondato la propria autorità sull'appoggio dei militari, adottando una politica aggressiva nei confronti dei paesi vicini. Influenti dignitari come Senenmut, il tesoriere Nehesi, l'amministratore delle proprietà reali Menetep, il sommo sacerdote di Amon Apuseneb e il visir Useramon dovettero giocare un ruolo decisivo in questa svolta politica. Il clero di Amon-Ra fornì anche una ragione teologica per l'assunzione delle prerogative maschili da parte di Hatshepsut. Secondo un racconto leggendario elaborato dai sacerdoti, la regina era stata concepita dal dio Amon, introdottosi una notte nella camera della sovrana Iamose, sotto le sembianze di Tutmosi I. Con la piena presa di potere di Hatshepsut, mutò progressivamente anche il modo di ritrarre la regina. All'inizio venne raffigurata con sembianze femminili e con le insegne della regalità faraonica. Con il passare del tempo si manifestò la tendenza ad eliminare sempre più qualsiasi caratteristica femminile, fino ad arrivare persino a ritrarla come una sfinge, la creatura con il corpo leonino e la testa umana che manifestava la forza virile del faraone.
Nel corso del regno di Hatshepsut furono inviate spedizioni militari in Nubia e nella regione siro-palestinese senza che queste portassero mutamenti di rilievo all'estensione dei territori controllati dall'Egitto. Notevole è invece l'attività costruttiva della regina, che culminò con la realizzazione del tempio funerario a Deir el-Bahari. Anche in questo caso, la località fu scelta per riaffermare la legittimità al trono di Hatshepsut. Il tempio a lei dedicato fu infatti costruito a nord di quello di Mentuhotep II Nebepetra, riunificatore dell'Egitto, al termine del primo periodo intermedio e assurto ormai al ruolo di fondatore della regalità tebana. Erigendo il tempio di Hatshepsut in questa località, si intendeva proclamare la diretta discendenza della regina dal celebre sovrano. Il tempio di Deir el-Bahari si sviluppa su tre terrazze che si integrano con la falesia rocciosa retrostante. Oltre agli spazi dedicati al culto tributato alla regina, vi sono cappelle per l'adorazione delle più importanti divinità dell'Egitto. La decorazione eseguita nel delicato basso rilievo, caratteristico dell'epoca, racconta tra l'altro l'impresa più importante compiuta durante il regno di Hatshepsut: la spedizione di alcune imbarcazioni egizie fino alla regione di Punt. In questa terra favolosa crescevano gli alberi di incenso cari al dio Amon. La sua localizzazione ha sempre destato molti interrogativi. Forse era situata nella parte meridionale della penisola arabica o forse era nel Corno d'Africa. Le raffigurazioni di Punt mostrano un paesaggio subequatoriale con palme e capanne costruite su palafitte. La regina di Punt, con la quale i capi della spedizione egizia si trovano a trattare, è rappresentata con un corpo deformato dalla pinguedine. Un ruolo importante nella costruzione del tempio di Deir el-Bahari fu svolto da Senenmut, che oltre a detenere l'importante carica di grande maggiordomo del dio Amon, annoverava una serie di titoli che dimostrano la sua ampia influenza nella gestione degli affari dello Stato. Proprio lui fece erigere la coppia di obelischi innalzati nel tempio di Amon-Ra a Karnak in onore di Hatshepsut. Senenmut, caso unico in tutta la storia egizia, fece anche incidere la propria immagine in parti poco esposte del tempio funerario della regina e si fece preparare due tombe. La prima sulle colline a sud di Deir el-Bahari, insieme a quelle di altri importanti dignitari dell'epoca. La seconda nella roccia calcarea dell'Assasif, la spianata che si apre davanti a Deir el-Bahari. L'ipogeo si inoltra nelle viscere della terra fino a raggiungere il soprastante cortile del tempio di Hatshepsut, ribadendo così ulteriormente il legame tra Senenmut e l'edificio religioso. La decorazione della tomba, rimasta allo stato di disegno preparatorio, è unica nel suo genere. Prevede un soffitto di soggetto astronomico e testi religiosi che non risultano documentati altrove. Senenmut, così come altri importanti funzionari del regno, quali Nehesi e Imhotep, scompare dalla scena intorno al sedicesimo anno di regno di Hatshepsut. La sistematica distruzione della decorazione della tomba, che si era fatto preparare a sud di Deir el-Bahari, e la cancellazione dei suoi nomi in molte delle statue che lo ritraggono, sembrerebbero indicare che sia caduto in disgrazia. Il motivo di questo accanimento resta avvolto nel mistero. È però assai probabile che sia il risultato di una lotta per il potere tra le più alte cariche dello Stato, risolta a sfavore di Senenmut e degli alti dignitari. Tutmosi III, la cui immagine continuava ad apparire in posizione subordinata rispetto a quella di Hatshepsut, aveva intanto raggiunto l'età adulta ed è verosimile che abbia reclamato il suo diritto al trono. La sua rivendicazione doveva trovare il consenso tra i più alti quadri dell'esercito,
che fino a quel momento avevano giocato un ruolo secondario nella gestione degli affari dello Stato. A partire dal ventesimo anno di regno, la figura del giovane sovrano acquisisce la stessa importanza di quella della matrigna. In quello stesso periodo scompare ogni riferimento ad Hatshepsut. Non è dato sapere se la regina sia morta o abbia abdicato in favore del figliastro. Il passaggio tra i due sovrani non sembra segnato da un drastico cambiamento. La presa del potere di Tutmosi III doveva essere stata concertata da tempo, con l'eliminazione dei dignitari e dei sacerdoti che avevano retto le sorti dell'Egitto per quasi un ventennio. Hatshepsut si era fatta preparare due tombe. La prima, quando era ancora sposa principale di Tutmosi II, non fu mai portata a termine. La seconda, la più lunga e profonda di tutta la Valle dei Re, doveva invece essere stata originariamente realizzata per Tutmosi I. Al suo interno sono stati trovati due sarcofagi in quarzite. Entrambi recano i nomi di Hatshepsut, ma in uno dei due i cartigli sono stati alterati e trasformati in quelli di Tutmosi I. Quando furono scoperti, i sarcofagi erano entrambi vuoti. La mummia di Tutmosi I fu trovata con quelle degli altri sovrani del nuovo regno nel nascondiglio reale di Deir el-Bahari, mentre di quella di Hatshepsut si è persa ogni traccia. Tutmosi III continuò a numerare i propri anni di regno dalla morte del padre senza tenere conto di Hatshepsut. Nel 42esimo anno di Tutmosi III, l'atteggiamento nei confronti di Hatshepsut cambia. I suoi nomi e le sue immagini cominciano ad essere cancellati dai monumenti e dalle statue della regina. È probabile che Hatshepsut sia vissuta fino a quell'anno e che alla sua morte ne sia stato cancellato il ricordo per ristabilire un'ideologia più tradizionalista. Sul trono d'Egitto doveva sedere un uomo, incarnazione del dio falco Horus. La fine del regno di Hatshepsut segna un ritorno alla politica espansionistica adottata dai primi sovrani della 18ª dinastia. L'Egitto, con Tutmosi III, si trasforma in un vero e proprio impero, il cui dominio si estende dall'Eufrate fino alla quarta cateratta del Nilo. 2900 a.C. L'Egitto è riunito sotto un'unica corona da più di due secoli, quando una crisi dinastica scuote il giovane stato dalle sue fondamenta. È solo la prima della lunga serie di travagliate vicende che turberanno a varie riprese la storia della civiltà faraonica. Secondo lo storico Manetone, questo difficile momento segna il passaggio dalla prima alla seconda dinastia. Nonostante entrambe le case regnanti fossero originarie di Tinis, i primi monarchi della seconda dinastia scelsero di farsi seppellire a Saqqara. Delle loro tombe oggi sopravvivono soltanto alcuni reperti trovati durante lo scavo di ciò che rimane delle parti sotterranee. È probabile che le sovrastrutture e i mattoni crudi dei loro sepolcri siano state rase al suolo. Si tratta forse di un'azione intenzionale per cancellare il loro ricordo? Non è facile stabilirlo. I dati su quest'epoca sono troppo scarsi. Possediamo indizi più precisi della seconda dinastia solo a partire da un faraone vissuto circa 50 anni dopo. Il suo nome è Peribsen. Fino a quel momento, i re egizi avevano scritto il loro nome all'interno del Serek, un segno geroglifico che rappresentava la planimetria del palazzo reale sormontata dal falco simboleggiante il dio Horus. Peribsen, pur mantenendo il Serek, sostituì il falco di Horus con l'animale del dio Set. Questa scelta ha fatto considerare Peribsen un usurpatore. Nella leggenda, Set è il dio che usurpa il trono dell'Egitto dopo aver ucciso il fratello Osiride. Ma Peribsen scelse davvero di anteporre l'animale di Set al proprio nome con una simile intenzione? Non pare possibile. Sarebbe stata una cattiva mossa propagandistica. Bisogna tenere conto del fatto che nelle più antiche epoche della storia dell'Egitto, Set, in quanto originario di Kom Ombo, era il dio emblema dell'Egitto meridionale, mentre Horus simboleggiava l'Egitto settentrionale, in quanto protettore di Buto. Dal punto di vista religioso, entrambe le città dovevano avere posseduto un ruolo di primo piano nei momenti di formazione dello stato faraonico. Il fatto che Peribsen
non sia menzionato nelle liste reali di epoca successiva, alla stregua di altri sovrani non ritenuti degni di essere ricordati, ha contribuito ad accrescere la sua cattiva fama. Secondo questa interpretazione, Per Ibsen si sarebbe impadronito delle regioni meridionali, facendo ripiombare l'Egitto nella situazione di divisione tra sud e nord precedente all'unificazione del paese. Anche le testimonianze archeologiche confermano che il territorio governato da Per Ibsen era limitato all'Egitto del sud. Ribaltando allora l'interpretazione ufficiale, Per Ibsen non potrebbe essere stato il campione di una rivincita dell'Alto Egitto in seguito alla sua perdita di importanza conseguente allo spostamento della capitale a Menfi? La tomba di Per Ibsen si trova tra le sabbie di Abido, accanto a quelle dei monarchi della prima dinastia, dei quali questo enigmatico sovrano sembra volersi dichiarare legittimo successore. Comunque siano andate le cose, di Per Ibsen rimangono molte più testimonianze che dei suoi predecessori. Oltre al suo complesso funerario ad Abido, esistono reperti con il suo nome che attestano la sua presenza perfino nell'area della costa siro-palestinese. Il suo successore fu Kasekemui, che antepose al proprio nome l'animale del dio Set e il falco di Horus, a significare che i due signori erano pacificati e l'Egitto nuovamente unito. Di lui, d'altro canto, rimangono alcune iscrizioni su statue e vasi in pietra in cui viene commemorata una vittoria sul nord. Ciò avvalora l'ipotesi di una spaccatura intervenuta tra nord e sud, il cui sovrano si sarebbe fatto promotore di una nuova unificazione del paese. Il volto di Kasekemui è preservato su due statue ritrovate a Ierakonpoli. Qui si ergono ancora oggi i resti di un'imponente struttura in mattoni crudi attribuibile al sovrano. La tomba di Kasekemui è ad Abido e richiama nella sua struttura quella di Per Ibsen. A qualche chilometro a est di entrambe le sepolture si trovano due enormi recinti in mattoni crudi. Lungo uno dei lati del recinto di Kasekemui, le più recenti ricerche archeologiche hanno messo in luce una serie di imbarcazioni di legno sepolte nel terreno e inglobate in strutture in mattoni crudi simili a tombe. I recinti anticipano i templi di epoca successiva in cui venivano convogliate le offerte per la sopravvivenza ultraterrena del re, ed è come se le imbarcazioni di Kasekemui fossero ormeggiate ad un porto per provvedere con la loro presenza al nutrimento eterno del monarca defunto. Coi recinti in mattoni di Ierakonpoli e di Abido si chiude un'epoca. Manetone faceva iniziare la terza dinastia con un sovrano il cui vero nome è Netgerket, che significa divino di membra, ma che i documenti di epoca posteriore indicano tutti come Djoser, il santo. Durante il suo regno, con il quale si suole fare iniziare anche l'antico regno, si determinò una delle maggiori rivoluzioni tecnologiche della storia dell'umanità. Sotto Djoser visse Imhotep, probabilmente un fratello del sovrano, che detenne la carica di visir e di sovrintendente ai lavori del re. Fu Imhotep a capire e a sviluppare le potenzialità della pietra come materiale da costruzione. Nello spazio di una ventina d'anni, sotto Djoser, l'Egitto passò così da un'architettura in mattone crudo, paglia e legno alla realizzazione della piramide a gradoni di Saqqara. Si tratta di un passaggio drastico che coinvolge molti aspetti della società egizia. L'adozione della pietra come materiale da costruzione prevedeva infatti il rapido sviluppo di nuove tecniche di estrazione, di trasporto e di organizzazione del lavoro. Imhotep riuscì in tutto questo. Ispirandosi alle tombe dei funzionari della prima dinastia piuttosto che alle tombe reali di Abido, il geniale visir fece costruire in un primo tempo una mastaba in pietra che poi ingrandì. Questa prima fase dei lavori dovette servire a sperimentare la nuova tecnologia e fu preliminare al salto qualitativo che avvenne poco dopo. Conscio dei nuovi orizzonti che apriva l'architettura in pietra, Imhotep dapprima sopraelevò la struttura, ponendo tre mastaba di dimensioni decrescenti sopra la prima. In un secondo momento la ampliò ulteriormente, portando la sua altezza a circa 60 metri e il numero delle mastaba a 6. Nasceva così la più antica piramide dell'Egitto faraonico, la piramide a gradoni di Djoser. Il monumento rappresentava però soltanto il punto focale di un più ampio insieme di edifici disposti intorno ad un enorme cortile che servivano alle celebrazioni del giubileo del sovrano.
Del regno di Djoser non rimane molto altro che il suo complesso funerario di Saqqara. Con lui, con il passaggio dal mattone crudo alla pietra, aveva però avuto inizio una rivoluzione tecnologica che in poco più di un secolo avrebbe condotto alla realizzazione delle piramidi di Giza. Nel corso del secondo periodo intermedio, per circa 100 anni, in Egitto avevano convissuto tre diverse etnie. Il nord, governato dagli Hyksos di origine orientale, la valle del Nilo, prima frammentata in stati regionali, poi passata in mano ad una dinastia tebana, il sud, sotto l'influenza dei dinasti cusciti, originari della Nubia. Le testimonianze relative a quest'epoca sono troppo scarse per poter determinare se questa nuova suddivisione abbia portato cambiamenti culturali. I pochi reperti sopravvissuti mostrano una certa continuità con le opere della fine del Medio Regno, nonostante la loro realizzazione approssimativa. Senza dubbio è da attribuire agli Hyksos l'introduzione in Egitto del cavallo e della ruota. Ben presto i dinasti tebani imparano ad utilizzare il carro da guerra, proprio nella lotta che per oltre 50 anni li vede affrontare gli orientali per il possesso della valle del Nilo. In queste travagliate vicende politiche giocano un ruolo di primo piano alcuni funzionari. È il caso di Ankh-Hor, la cui sepoltura fu scoperta dall'egittologo italiano Luigi Vassalli nel 1863 a Dra Abu el Naga, sulla riva ovest di Luxor. Gli oggetti originali sono oggi esposti nelle sale del Museo Egizio del Cairo, mentre il sarcofago è andato distrutto. I disegni di Vassalli dimostrano che Ankh-Hor fu uno degli artefici di quell'alleanza che portò Tebe a coalizzarsi con le città di Coptos e El-Kab nella lotta contro Cusciti e Hyksos. Dalle iscrizioni in alcune tombe di privati a El-Kab si comprende che questa città servì ai tebani come baluardo meridionale contro i Cusciti. Da qui partì la controffensiva che condusse alla riconquista di tutti i territori dell'Egitto fino ad Aswan. Amosi, figlio di Ibana, un militare originario di El-Kab, è un testimone prezioso di questi eventi. Comincia a combattere nell'esercito tebano come semplice soldato, all'epoca del faraone Camosi. Segue il sovrano e i suoi successori di vittoria in vittoria, fino a concludere la sua esistenza con il grado di ammiraglio. Anche nella stele in cui Camosi celebra la sua vittoria sugli Hyksos e il saccheggio della loro capitale Avari, compare l'immagine di un funzionario. L'iscrizione rivela che il sovrano, prima di intraprendere la guerra contro gli orientali, chiese il parere della sua cerchia di consiglieri. All'indomani della vittoria, l'Egitto, unificato dalla dinastia di monarchi tebani, si presenta con un nuovo assetto istituzionale. È nata una vera e propria classe di guerrieri, della quale i primi sovrani del nuovo regno sono i più fieri campioni. L'Egitto potrà in tal modo estendere il proprio dominio al di là dei tradizionali confini. Anche il concetto di regalità è cambiato. Il sovrano rappresenta semplicemente una certa classe sociale. Tutte le vicende dell'inizio della 18ª dinastia possono essere lette sotto questa luce. Ai tempi burrascosi di Amosi, vincitore degli Hyksos e fondatore della 18ª dinastia, fa seguito il regno di suo figlio, Amenofi I. Il sovrano, però, è troppo giovane per governare, cosicché i primi anni vedono la reggenza di sua madre Amosi Nefertari. La regina e il figlio sono ricordati dalla comunità di Deir el-Medina come i fondatori del villaggio dove abitavano le maestranze addette alla preparazione delle tombe reali a Tebe. Le loro immagini appaiono spesso nelle decorazioni delle tombe degli operai tra gli dei tutelari della necropoli tebana. Sebbene la tomba di Amenofi I non sia stata ancora individuata con esattezza, il sovrano è menzionato come il primo ad essere stato sepolto nella Valle dei Re.
la celebre località ospiterà per circa 500 anni le sepolture dei più grandi sovrani del nuovo regno. La forte aggressività degli Egizi nei confronti dei paesi vicini caratterizza il regno di Amenofi I. Il faraone combatte contro i Nubiani e riesce ad estendere il proprio dominio fino all'isola di Sai, dove fa erigere un tempio. I territori meridionali sono mantenuti sotto controllo grazie alla nomina di un funzionario speciale, il cosiddetto viceré di Kush. Questo incarico di importanza strategica è spesso affidato a personaggi provenienti dai ranghi dell'esercito, tra coloro che hanno una buona conoscenza dei territori meridionali. Con il successore Tutmosi I, le truppe egizie spingono le loro conquiste più a sud della quarta cateratta del Nilo e a nord, quasi fino all'Eufrate, dopo aver occupato il regno di Mitanni, lo stato egemone nel vicino oriente dell'epoca. In questo periodo ai militari di professione si contrappongono i dignitari e il faraone cerca il consenso ora di una fazione, ora dell'altra. Il contrasto tra militari e dignitari appare già evidente nella stele di Camosi. Il sovrano è chiaramente il rappresentante dell'esercito. L'episodio in cui si contrappone ai propri dignitari, descritti come poco desiderosi di intraprendere la guerra contro gli Hyksos, manifesta in modo esplicito la sua volontà di combattere. Con Tutmosi II, il potere della classe militare comincia a declinare. Il dominio dell'Egitto ha ormai raggiunto terre molto distanti dai suoi confini naturali. Gli stati siro-palestinesi sono mantenuti sotto controllo indiretto grazie a regolari campagne dell'esercito nella regione. Bisogna mostrare la potenza dell'Egitto e riscuotere i tributi, ma ormai non è più necessario intervenire militarmente nella zona. Più instabile si dimostra la situazione a sud, dove Tutmosi II si trovò a reprimere una rivolta. Per garantire maggior stabilità al paese, nella prima parte della XVIII dinastia diventa una consuetudine il matrimonio tra consanguinei all'interno della famiglia reale. Il sovrano di solito prende in sposa una delle proprie sorelle per evitare problemi di successione. Spesso, infatti, alla morte del faraone, la regina si trova a dividere la propria posizione con un numero elevato di spose secondarie e concubine del re. Così, ad esempio, Tutmosi II sposa la sorella Hatshepsut, dalla quale non riesce però ad avere un figlio maschio. Alla morte del sovrano, l'unico pretendente al trono è il figlio della sposa secondaria Aset, si chiama anch'egli Tutmosi. Al momento di salire al trono è poco più di un fanciullo, cosicché la reggenza viene affidata alla regina Hatshepsut. Si viene così a verificare proprio il tipo di situazione che si era tentato di evitare con l'istituzione del matrimonio tra consanguinei nell'ambito della famiglia reale. Tutmosi è troppo giovane per governare e Hatshepsut non ha alcun interesse a tenere la reggenza di un figlio che non è il suo. In questo momento critico, scaltri e influenti funzionari vedono la possibilità di interrompere l'egemonia dell'esercito e di far valere i propri interessi. In una scena politica confusa, fa per la prima volta la propria comparsa una terza forza sociale, quella dei sacerdoti. I dignitari, desiderosi di impadronirsi del potere, cercano infatti il consenso dell'influente clero di Amon-Ra, di Karnak, che sulla scorta del successo della dinastia tebana ha ormai assunto la dignità di divinità nazionale e dinastica. Clero e alti dignitari si trovano così a concertare un'azione congiunta mirata ad allontanare dal governo l'esercito. La loro mossa è tanto audace quanto ambiziosa. Trasformare una regina in un faraone. A ovest del tempio che Seti I fece erigere ad Abido, si cela uno degli enigmi che più affascinano e impegnano la ricerca egittologica contemporanea, la nascita della scrittura. In questa zona desertica, ai piedi delle ultime propaggini dell'altopiano libico, si estende una delle più importanti necropoli di tutto l'Egitto,
Le tombe più antiche sono costituite da fosse scavate nel deserto e rivestite di mattone crudo e risalgono al 3150 a.C. Qui trovarono sepoltura i primi dinasti di Tinis, la città dalla quale, secondo la tradizione, avrebbe avuto origine la regalità egizia. La localizzazione di Tinis non è ancora certa, ma è verosimile supporre che sorgesse a non molta distanza da Abido. Sembra che Tinis fosse da sempre il centro politico più importante della regione, mentre Abido deteneva una preminenza di carattere religioso che nelle epoche storiche successive vedrà in Osiride, il re dei morti, il primo destinatario. Non vi sono prove che Osiride fosse il dio principale di Abido già in età predinastica. Certo è che la città doveva essere già da allora ritenuta un luogo dotato di una sacralità particolare se i sovrani di Tinis lo scelsero per realizzarvi le proprie dimore eterne. Lo sviluppo di Tinis è legato, come per altre città dell'Egitto predinastico, a ragioni di carattere commerciale. La regione, estremamente fertile, occupa infatti una posizione privilegiata per la facile connessione con le oasi del deserto occidentale, Dakhla e Karga. Da qui partiva la via carovaniera che raggiungeva le regioni africane dalle quali arrivavano merci pregiate, come l'oro e l'avorio. Questi beni dovettero accrescere l'importanza e la potenza di Tinis sin dalle più antiche epoche della storia faraonica. Il potere dei primi sovrani tiniti, sepolti nella necropoli di Abido, appare limitato alla regione circostante. Nelle loro tombe, tra gli altri manufatti recuperati nel corso degli scavi, sono state ritrovate alcune etichette in avorio che un tempo dovevano essere attaccate a contenitori per prodotti alimentari. Su di esse compaiono i più antichi esempi di segni geroglifici e numeri. La scrittura fa così la propria comparsa in Egitto pressoché in contemporanea con quella mesopotamica, tra il 3300 e il 3150 a.C. I primi sistemi di scrittura utilizzati da entrambe le culture sono accomunati da una forte valenza figurativa. Ogni segno era utilizzato per rappresentare un oggetto. Su questa base, alcuni studiosi hanno ipotizzato un'influenza reciproca e soprattutto un'anteriorità del cuneiforme mesopotamico rispetto al geroglifico egizio. La questione, lungi dall'essere risolta, è al centro di un acceso dibattito che coinvolge studiosi di entrambe le culture. A chi spetta il primato della nascita della scrittura? Le etichette della necropoli di Abido, così come le più antiche tavolette di argilla delle prime città mesopotamiche, dimostrano che la scrittura nacque per motivi essenzialmente commerciali. Ritrovamenti di oggetti con motivi decorativi mesopotamici in Egitto e di manufatti egizi nella regione siro-palestinese dimostrano che questi due mondi distanti tra loro dovevano essere in realtà in frequente contatto. È assai probabile che proprio attraverso questa via sia passata anche l'idea di elaborare un sistema di comunicazione basato su segni che servisse per trasmettere informazioni a distanza. I dati attualmente a nostra disposizione, tuttavia, non consentono di stabilire a quale delle due culture spetti il primato dell'invenzione della scrittura. Dai più antichi geroglifici alla nascita dello Stato unitario trascorrono circa 150 anni. L'inizio della prima delle 30 dinastie, in cui lo storico greco Manetone divise la storia dell'antico Egitto, di solito viene posto intorno al 3000 a.C. Manetone visse all'inizio del III secolo a.C., durante il regno dei primi Tolomei, per conto dei quali redasse un'opera che aveva lo scopo di raccontare gli avvenimenti più importanti della civiltà egizia. Lo storico fissò l'inizio di tutte le dinastie con l'ascesa al trono di un sovrano di nome Menes, che avrebbe regnato su un Egitto unificato. Con Menes iniziavano anche le 30 dinastie in cui Manetone aveva suddiviso tutti i sovrani che avevano governato la valle del Nilo. Si è spesso cercato di identificare Menes
con uno dei sovrani più antichi attestati dai ritrovamenti epigrafici e archeologici. Tale ricerca ha condotto a scarsi risultati, visto che Menes è la forma greca di un termine egiziano che significa il fondatore e perciò non ha nessuna aderenza con qualsivoglia personaggio realmente vissuto. Gli egittologi contemporanei, nell'identificazione del sovrano sotto il regno del quale avrebbe avuto inizio la prima dinastia, sono attualmente divisi tra i nomi di Narmer e Aha, vissuti intorno al 3000 a.C. Le ricerche sul campo hanno già da tempo rivelato che l'unificazione della valle del Nilo fu tuttavia raggiunta prima dei regni di Narmer e Aha. Alcuni monarchi vissuti in epoca immediatamente precedente alla loro avrebbero già governato sull'intero Egitto. Questi re sono stati raccolti in un'ulteriore dinastia a cui è stato attribuito il numero zero. Tra i monumenti più famosi relativi a uno di questi re c'è una testa di mazza votiva riportata alla luce nel XIX secolo sul sito di Eracompoli. Vi è rappresentato un sovrano denominato Scorpione mentre compie lavori di manutenzione di un canale. L'atto ha un valore simbolico rituale. Il sovrano è stato inviato in terra dagli dei per mantenere l'armonia del cosmo. Rimuovere la sabbia dal canale assume il valore di un'azione che il re compie per porre rimedio ad una situazione deterioratasi con il tempo. La missione del re egizio, da allora fino alla fine della civiltà faraonica, sarà quella di custodire l'ordine stabilito dagli dei all'inizio dei tempi. Il periodo di massimo splendore della civiltà faraonica è noto come Antico Regno. È l'epoca dei faraoni Djoser, Snefru, Cheope, Chefren e Micerino, sovrani che fecero edificare le piramidi che portano ora il loro nome. Proprio per i suoi ineguagliabili monumenti, l'Antico Regno viene spesso considerato l'apice della cultura egizia. Basti pensare che, a distanza di secoli, gli abitanti della Valle del Nilo cercarono di farne rivivere lo spirito e l'arte, impiegandone gli schemi e i motivi figurativi per decorare i propri monumenti. Oggi le piramidi rappresentano le testimonianze pressoché uniche della magnificenza dell'Egitto nella seconda metà del terzo millennio avanti Cristo. Invece rimangono quasi del tutto sconosciute le imprese dei sovrani che le fecero costruire. Di certo, la Valle del Nilo era già allora un'importante crocevia commerciale tra l'Africa e il vicino Oriente, come dimostra il corredo funerario della regina Hetep Eres, sposa di Snefru e madre di Cheope. Il mobilio, ricoperto di foglia d'oro, testimonia i contatti con la Nubia, mentre i gioielli d'argento incastonati di lapislazzuli comprovano l'arrivo di materie prime da regioni lontane, come il Caucaso. Il legno di cedro della barca solare di Cheope documenta invece gli scambi con il Medio Oriente, dove oggetti con i nomi dei sovrani della quarta dinastia sono stati recuperati fino nella città di Ebla, in Alta Siria. La stabilità dello Stato egizio si fondava sull'unione e coincidenza tra la sfera religiosa e quella politica. Il faraone era considerato un dio e aveva il compito di mantenere inalterato l'ordine stabilito dagli dei all'inizio dei tempi. La piramide esprime proprio questo concetto. Con la sua forma geometrica che si staglia sullo sfondo del deserto, rappresenta il cosmos che si oppone al caos, l'ordine contro la confusione. Nello stesso tempo, è il simbolo di tutta la società egizia. Alla sommità c'era il sovrano, mentre la base era formata dai contadini. Su di loro si fondava la ricchezza dell'Egitto, grazie ad un'abbondante produzione agricola, favorita da un terreno fertilizzato dalla piena del Nilo e da un clima mite che consentiva due o tre raccolti all'anno. Anche lo Stato era gestito in modo piramidale. Il potere era in mano alla famiglia del sovrano e le più alte cariche amministrative erano distribuite tra figli e fratelli del monarca regnante. Questi dirigevano alti dignitari e a loro volta avevano ai propri ordini una schiera di funzionari di importanza man mano decrescente.
La gestione della cosa pubblica dipendeva fortemente dalla burocrazia, l'unico modo possibile di amministrare da una posizione centrale un paese che si estendeva per oltre 1000 chilometri. Elemento basilare di questa perfetta struttura amministrativa era lo scriba. Nell'antico Egitto, sapere leggere e scrivere era appannaggio di una percentuale di popolazione di poco superiore all'1% ed era il requisito fondamentale per fare carriera all'interno dell'apparato statale. A partire dalla Quinta Dinastia, lo stuolo di funzionari che amministravano l'Egitto acquistò sempre maggior potere, mentre l'autorità centrale del sovrano cominciò lentamente ma inesorabilmente a declinare. Responsabile di questo processo fu anche l'aumento di prestigio dei sacerdoti. Il sovrano, certamente, era l'unico tramite tra il mondo umano e la sfera divina, ma non poteva fare a meno dei ministri di culto che gestivano, anche dal punto di vista economico, i templi su tutto il territorio egiziano. Il passaggio dalla quarta alla quinta dinastia è segnato proprio dal crescere di importanza del culto del dio solare Ra di Eliopoli. Il ricordo di questa ascesa si trova in un racconto redatto alcuni secoli dopo lo svolgersi degli avvenimenti, conservato nel papiro Westcar, oggi al Museo Egizio di Berlino. La vicenda si svolge al tempo di Cheope. Jedi, uomo dai poteri magici, predice al sovrano che la sua stirpe sarà soppiantata dai tre figli di un sacerdote del dio Ra di Eliopoli, Userkaf, Sahura e Neferirkarakakai. Sono i nomi dei primi tre sovrani della quinta dinastia. Proprio nel corso dei loro regni ebbe luogo una rivoluzione sociale e religiosa che disgregò lo stato centrale e segnò la fine dell'antico regno. Di fatto, questo processo ebbe inizio già durante il regno dell'ultimo sovrano della quarta dinastia, Shepses Kaf. Il faraone riportò la necropoli reale a Saqqara e fece modificare le tecniche costruttive della piramide. Le dimensioni diminuirono drasticamente, mentre la struttura fu realizzata con pietre e detriti rivestiti da una copertura in lastre di pietra calcarea. L'esempio di Shepses Kaf fu seguito anche da Userkaf, che fece costruire il proprio monumento funerario a Saqqara in modo molto simile. Con Sahura, la necropoli reale fu spostata di nuovo. Venne scelto il sito di Abusir, a metà strada tra Giza e Saqqara. Accanto ai templi funerari di ogni piramide vennero edificati uffici e magazzini che trasformarono i complessi funerari del sovrano in veri e propri centri amministrativi, come dimostrano i numerosi papiri rinvenuti nel corso degli scavi di Abusir. A non molta distanza da questa località, i sovrani della quinta dinastia fecero edificare anche templi dedicati al dio Ra. Il punto focale di questi santuari è rappresentato da un obelisco in muratura, monumento dedicato al sole che conoscerà un'ampia fortuna nell'Egitto delle epoche successive. Nello stesso tempo, le tombe dei nobili e dei dignitari si ampliarono. Anche le decorazioni ebbero sempre maggiore importanza. Le pareti furono abbellite da mirabili rilievi che riproducevano la vita quotidiana in ogni suo aspetto. Da queste splendide decorazioni si può cogliere la speranza dell'uomo egizio di continuare a vivere nell'aldilà un'esistenza simile a quella terrena. D'altro canto, le maggiori dimensioni delle tombe dei privati cittadini riflettono l'aumento di potere dei dignitari di ogni ordine e rango in seno allo Stato. Durante il regno di Unis, ultimo sovrano della quinta dinastia, si assiste ad un cambiamento epocale nella concezione politica e religiosa della regalità. In quell'epoca, il sovrano non è più una sola cosa con il dio. Per la prima volta nella storia dell'Egitto, gli ambienti interni della piramide vennero provvisti di testi sacri. Queste complesse formule rituali avrebbero accompagnato il sovrano durante il viaggio verso la vita ultraterrena. Queste composizioni, note come i testi delle piramidi, indicano al faraone la via dell'aldilà e dimostrano quanto il suo potere sia andato perdendo di valore. Il monarca non è più Dio, ma piuttosto suo figlio.
L'epiteto figlio di Ra, la cui prima attestazione risale già alla quarta dinastia, venne regolarmente anteposto al nome del re a partire dalla quinta. Il passaggio alla sesta dinastia mostra un rapido processo di involuzione della regalità faraonica. Al potere del faraone si contrappone un aumento di importanza dei funzionari. L'ultimo sovrano della sesta dinastia è Pepi II. Salì al trono a 6 anni e regnò per 96. Il mancato ricambio di potere nel corso del suo mandato fu sicuramente una delle cause del definitivo deterioramento del potere regale. Le cariche statali divennero ereditarie e, soprattutto in regioni lontane dalla capitale, i funzionari locali presero a gestire il potere per proprio conto, dando vita a vere e proprie dinastie in contrasto con il sovrano. Con Pepi II, nel 2150 a.C., ebbe termine l'antico regno, uno dei momenti di massimo splendore dell'Egitto. Il primo periodo intermedio termina alla fine del XXI secolo a.C., con la nuova unificazione dell'Egitto a opera di una dinastia tebana, l'undicesima. Questa fase di passaggio, descritta dalle fonti posteriori come un'epoca di profonda crisi delle istituzioni, si conclude con il regno di Mentuhotep II. La valle del Nilo torna ad essere governata da un unico sovrano. Tuttavia, gli Egizi hanno ormai sperimentato l'assenza di un potere centrale e acquisito una nuova consapevolezza di sé, come si potrà notare in tutta l'epoca successiva, il Medio Regno. Con l'inizio di questo nuovo periodo, il potere passa nelle mani di un funzionario figlio di un sacerdote. Il suo nome è Amenemhat ed è ricordato con la carica di visir per aver condotto una spedizione alle cave dello Wadi Hammamat nel deserto orientale. Una volta salito al trono, Amenemhat I assume il nome Horus di Uemmesu, cioè colui che ripete la nascita. In tal modo intende affermare l'inizio di un'età nuova. Le sue scelte politiche, infatti, sono indirizzate a dare nuova credibilità alla funzione regale e a consolidare l'unità interna del paese. La stessa strada sarà percorsa dai suoi successori, che con lui formano la dodicesima dinastia. Per arginare le infiltrazioni di popolazioni straniere provenienti dalle regioni siro-palestinesi, Amenemhat I fece costruire una serie di fortezze nel delta orientale, alle quali venne attribuito il nome di Mura del Principe. Al confine meridionale dell'Egitto fece edificare invece una città fortificata presso la località di Semna, con lo scopo di riaprire le vie commerciali verso l'Africa. Per consolidare il proprio potere all'interno del paese, Amenemhat I affidò i governatorati di importanti centri quali Assiut, Kuse ed Elefantina a persone a lui fedeli. Inoltre decise di trasferire la capitale del regno da Tebe al nord, nella località di El Lisht, non molto distante da Menfi. Alla nuova capitale venne attribuito il nome di Ishtawi, colei che afferra le due terre, per porre in risalto il ruolo centrale attribuito alla città rispetto al resto dell'Egitto. Nonostante i provvedimenti presi, Amenemhat I probabilmente nutriva dei dubbi sulla stabilità del regno, tanto che arrivò ad associare al trono il proprio figlio e successore Sesostri I. I due condivisero il potere per un decennio. Ad Amenemhat I spettava il vero e proprio governo dell'Egitto, mentre Sesostri I si occupava di difenderne i confini grazie ad un esercito reso più forte dalla coscrizione obbligatoria. Gli eventi che segnarono il momento di passaggio tra i due sovrani dimostrano quanto Amenemhat I avesse avuto ragione ad associare al trono il proprio figlio. Egli fu probabilmente vittima di una congiura. Le vicende connesse alla sua morte costituiscono il preambolo di un classico della letteratura egizia, il racconto di Sinue. Redatto alla fine del regno di Sesostri I, fu utilizzato a lungo come testo scolastico dai giovani che intraprendevano la carriera di scriba.
È un'antologia che raccoglie vari modelli di composizioni, come lettere, elogi e inni, ponendoli all'interno di una cornice narrativa. Trentesimo anno, terzo mese di Haket, settimo giorno, è asceso al suo orizzonte il dio, il sovrano dell'Alto e Basso Egitto, Sehtibra. Si è innalzato verso il cielo e si è unito al disco solare. Il corpo del dio si è ricongiunto con il suo creatore. È in silenzio la residenza e i cuori sono deboli. Le due grandi porte sono chiuse. I cortigiani hanno la testa sulle ginocchia, sono nel cordoglio i nobili. Proseguendo nella lettura del racconto, si scopre che la morte di Amenemhat I è avvolta in un fitto mistero. La notizia viene riferita a Sesostri I, impegnato a reprimere una sommossa di tribù libiche lungo la frontiera occidentale dell'Egitto. Sinue, un funzionario al suo seguito, turbato e timoroso delle conseguenze del luttuoso avvenimento, decide di fuggire verso Oriente. Oltrepassa le mura del principe e, ormai allo stremo delle forze, viene soccorso da alcuni beduini che lo accolgono nella loro tribù. Qui entra nelle grazie del capo, ne sposa la figlia e conduce una vita agiata. Tuttavia, la nostalgia per l'Egitto è tale che sul volgere della vecchiaia chiede a Sesostri I, ora saldamente sul trono d'Egitto, di poter tornare in patria. La risposta del sovrano è positiva e Sinue rientra nella propria terra, dove è accolto con tutti gli onori e dove lo attende una degna sepoltura. Il racconto di Sinue, al di là del suo valore letterario, riflette assai bene lo spirito dei tempi. L'opera, elaborata nell'ambito delle scuole vicine alla casa regnante, si propone di ravvivare il sentimento di coesione nazionale andato perduto nel corso del primo periodo intermedio. Il suo messaggio è chiaro. Un egiziano nasce egiziano e lo sarà fino alla morte, indipendentemente dagli eventi della propria esistenza. Molte delle opere letterarie di quest'epoca intendono suscitare sentimenti di nazionalismo e di fedeltà alla corona, riaffermandone il primato. Proprio in questo clima culturale nasce la visione negativa del primo periodo intermedio. Per gettare un'ombra sul ricordo del primo periodo intermedio, i primi sovrani della dodicesima dinastia tentano di rifarsi allo splendore dell'antico regno, anche e soprattutto in ambito artistico. Statue e rilievi sono ispirati alla purezza e all'ordine dei monumenti della vecchia capitale Menfi. Amenemhat I riprende la tradizione di essere seppellito in una piramide, facendosene costruire una in mattoni crudi con un rivestimento di pietra calcarea a non molta distanza dalla nuova capitale del regno. I tempi, però, sono irrimediabilmente cambiati. L'individualismo e il pluralismo che erano comparsi nel primo periodo intermedio mantengono la propria forza, nonostante la propaganda dei sovrani del Medio Regno. L'Egitto è nuovamente unito, ma la figura del sovrano è stata sottoposta ad una profonda trasformazione. Lo dimostra l'insegnamento di Amenemhat I, un testo attribuito proprio al fondatore della dodicesima dinastia. L'opera si ispira direttamente a testi che fanno la loro comparsa proprio nel tardo antico regno. Attribuiti a figure di saggi quali Heredjedef o Ptahotep, erano stati composti per impartire istruzioni comportamentali ai giovani funzionari. Né l'insegnamento di Amenemhat I è lo stesso sovrano a dettare al proprio figlio alcune regole alle quali ispirarsi per mantenere saldo il potere. Il testo esorta a diffidare di tutti coloro che fanno parte della cerchia del monarca e dimostra che le norme della regalità possono essere insegnate ai propri discendenti. Dunque, la funzione reale non è più un'attribuzione divina, ma una qualsiasi attività umana. Diffida dei tuoi sottoposti, non fare niente se non lo hai pianificato con cura. Non ti avvicinare loro quando sei solo, non ti fidare del fratello. Non puoi avere un amico. Non circondarti di conoscenti, non serve a nulla. Dalle norme impartite da Amenemhat I trapela un senso di totale sfiducia e di solitudine, alla quale è condannato colui che detiene il potere.
Questa cupa atmosfera si spiega attraverso gli oscuri accenni del testo a una congiura di palazzo, nel corso della quale probabilmente Amenemhat I venne ucciso. Grazie alla finzione letteraria, le parole sono pronunciate dal sovrano stesso, ma è chiaro che la composizione risale al periodo del figlio e successore Sesostri, così come lo è il racconto di Sinue, anch'esso vivida testimonianza dei fatti cruenti che segnarono la fine di Amenemhat I. L'Egitto dell'inizio della XII dinastia si presenta come una nazione in cerca di una nuova identità, in cui il sovrano, elemento di coesione di tutto il paese, non è più un dio, ma uomo tra gli uomini, investito di una carica che tuttavia trascende i suoi limiti. E nelle fosche parole di Amenemhat I echeggia l'amara delusione di colui che, una volta al potere, si accorge di essere irrimediabilmente solo. Nel corso del Medio Regno, l'Egitto era riuscito ad estendere i propri domini. Di conseguenza, si erano intensificati i rapporti culturali e commerciali con le regioni circostanti. In seguito alla maggiore apertura del paese verso l'esterno, ebbe inizio una progressiva infiltrazione verso la valle del Nilo delle popolazioni seminomadi che vivevano nelle aree periferiche settentrionali e meridionali corrispondenti all'attuale Sudan e alla Palestina. Amenemhat I aveva già deciso di proteggere il delta orientale con la costruzione di una serie di fortezze alle quali aveva dato il nome di Mura del Principe. Il sistema difensivo viene citato in un classico della letteratura scolastica egiziana, il racconto di Sinue. Il testo si apre proprio con la descrizione degli eserciti egiziani che affrontano la rivolta di alcune tribù beduine nel delta. Il pericolo veniva non solo dal confine settentrionale, ma anche dalla zona della seconda cateratta, limite meridionale dei territori sotto il dominio egiziano. Qui Amenemhat I fece fortificare la località di Semna per arginare le mire espansionistiche della città di Kerma, che era riuscita a creare uno stato comprendente tutta la Bassa Nubia, il regno di Kush. La difesa del confine meridionale rappresenta una costante di tutto il Medio Regno, tanto che Sesostri III si trovò costretto a rendere più saldo il sistema di Semna con la costruzione di altre fortezze. Questa situazione si aggravò ulteriormente alla fine del regno di Amenemhat III, quando l'Egitto conobbe un nuovo periodo di crisi, dovuto a problemi di successione dinastica e all'ascesa al trono di monarchi di scarsa capacità. Scarsi sono i reperti che documentano il periodo immediatamente successivo alla XII dinastia. La storia dell'Egitto resta avvolta in un fitto mistero per più di un secolo, quando le testimonianze storiche tornano ad illuminare le vicende della Valle del Nilo, la situazione appare totalmente cambiata. A seguito dell'infiltrazione di popolazioni seminomadi, nel delta si erano formati insediamenti con abitanti di origine orientale. Uno degli avamposti più importanti era Avari. I governatori della città erano diventati sempre più potenti. Lo dimostra il fatto che iscrivessero il proprio nome all'interno del cartiglio, come facevano i faraoni. In alcuni casi la loro esistenza è testimoniata soltanto da scarabei che recano incisi il loro nome. Lo storico Manetone attribuisce loro la fondazione della XV e della XVI dinastia, citandoli nella sua opera con il nome di Ixos, mutuato dal termine egiziano Eka Kasut, che indicava i governatori di una nazione straniera. A sud, invece, Kerma aveva esteso il proprio dominio su quasi tutto l'Egitto meridionale. All'inizio di quest'epoca, denominata Secondo Periodo Intermedio, la parte centro-meridionale dell'Egitto si frammenta in principati regionali che orbitano nella sfera di influenza degli Ixos o di Kerma. Tra questi principati vi è Tebe, la città che già una volta con Mentuhotep II si è fatta promotrice dell'unificazione di tutto l'Egitto.
Anche in questa occasione fu Tebe a sollevarsi dal giogo degli stranieri e ad ingaggiare una lotta senza quartiere per il dominio della Valle del Nilo. La guerra tra Tebani e Hyksos durò 50 anni ed ebbe termine soltanto intorno al 1550 a.C. Le notizie sull'inizio delle ostilità sono piuttosto frammentarie. Il dominio degli Hyksos si estendeva fino a Ermopoli, Medio Egitto, ma sembra che anche Tebe si trovasse a gravitare nella loro sfera di influenza. I Tebani avrebbero prima stretto alleanze con Coptos e El Kab, sedi di altri importanti principati, per poi dare avvio ad una vera e propria guerra contro i re stranieri del nord. La mummia di Sekenenra-Tau II, il sovrano che probabilmente iniziò la lotta contro gli Hyksos, testimonia da sola la violenza degli scontri armati che funestarono il suo regno. Il corpo del monarca è straziato da numerose ferite. La loro analisi ha permesso di stabilire che Sekenenra fu ferito nel corso di uno scontro. Dopo essersi ristabilito, partecipò ad una seconda battaglia dove trovò la morte. In questa prima fase della guerra, gli Hyksos ebbero il sopravvento sui Tebani, ma il successore di Sekenenra-Tau II, Kamosi, continuò la guerra. Lo testimoniano i testi iscritti su una tavoletta di legno e su due stele. La narrazione probabilmente non fa riferimento soltanto al regno di Kamosi, ma include vicende precedenti. Inizia infatti dipingendo una situazione in cui Hyksos e i Tebani intrattenevano rapporti di buon vicinato. Secondo questa versione dei fatti, Kamosi decide di attaccare gli Hyksos sulla base di una semplice considerazione. Un re egiziano non può sopportare di condividere il proprio regno con un orientale a nord e un nubiano a sud. Il sovrano, nel corso di un colloquio, cerca di convincere i propri dignitari ad attaccare il vicino settentrionale. A cosa sono servite? Io vorrei sapere le mie azioni valorose se un sovrano si trova ad Avari e un sovrano a Kush. I cortigiani, che hanno un interesse economico nel mantenere buoni rapporti con gli Hyksos, gli fanno osservare che, in fin dei conti, la situazione è accettabile. Noi siamo tranquilli con quello che ci appartiene del nostro Egitto. Elefantina è salda e il centro è nostro fino a Cuse. A lui, a Popi, appartiene la terra degli Asiatici e a noi l'Egitto. Kamosi non è però dello stesso parere e, dopo aver tacciato di codardia i dignitari, decide di muovere le proprie armate verso nord. Il racconto di Kamosi continua affermando che il sovrano, con una serie di fortunate battaglie, riesce ad aprirsi la strada verso Avari e la sua marcia verso il nord si dimostra implacabile verso le città egiziane alleate degli Hyksos. Ho distrutto le loro città, ho dato fuoco alle loro sedi, riducendole a cumuli di cenere per l'eternità, a causa dell'ingiuria che hanno arrecato all'Egitto. Si erano posti al servizio degli orientali e avevano tradito la terra d'Egitto, loro signora. Un particolare interessante della narrazione di Kamosi è rappresentato dall'accenno alla cattura di un messaggero Hyksos che si sta dirigendo verso sud attraverso le oasi per chiedere soccorso allo stato meridionale di Kush. Questo episodio dimostra l'esistenza di rapporti di amicizia tra gli orientali e i nubiani. Essi utilizzavano l'antica via commerciale del deserto che dal Medio Egitto raggiungeva le regioni della Bassa Nubia, evitando Tebe. Tuttavia, lo stato di Kush cessò rapidamente di costituire una minaccia. Grazie anche all'aiuto della città di El Kab, i Tebani riconquistarono i territori meridionali fino ad Elefantina. Kamosi si vanta di essersi spinto fino ad Avari e di averla conquistata. Rivolgendosi al nemico Apopi, lo mette di fronte alla sua sconfitta. Il tuo cuore è distrutto a causa di ciò, o vile orientale. Ecco, ho bevuto il vino della tua cantina, spremuto per me dagli orientali miei prigionieri. Ho distrutto la tua sede dopo averla posta sotto assedio. Ho tagliato i tuoi alberi, ho stipato le imbarcazioni con le tue donne. Mi porto via i tuoi cavalli. Le minacciose parole di Kamosi corrispondono veramente alla realtà dei fatti? Documenti di poco posteriori sembrano smentirlo.
Sebbene il sovrano sia riuscito ad arrivare ad Avari, la sua non fu una vittoria definitiva. La lotta contro gli Hyksos proseguì sotto il suo successore Ahmosi. Ne dà testimonianza Ahmes, figlio di Ibana, un soldato della città di El-Kab, che prese parte a molte battaglie di questo periodo e che, per il valore dimostrato, riuscì a raggiungere l'apice della carriera militare. Secondo quanto racconta Ahmes in una lunga iscrizione sulle pareti della sua tomba El-Kab, la presa di Avari ebbe luogo proprio sotto Ahmosi. Anche il corredo funerario della regina Yahotep, madre di Camosi, testimonia lo stato di perenne belligeranza in cui si trovava la valle del Nilo in questo periodo. Tra i gioielli recuperati nel sarcofago della sovrana ci sono un pugnale in oro di squisita fattura e una collana con pendenti a forma di mosca. Quest'ultima era una onorificenza militare. I due oggetti furono probabilmente posti accanto alle spoglie della defunta da uno dei principi della casa reale che parteciparono alle battaglie. La presa di Avari segna la fine di un'epoca e l'inizio del nuovo regno, uno dei periodi di massimo splendore dell'Egitto. Le guerre contro gli invasori stranieri, durate oltre 50 anni, avevano condotto alla creazione di un forte esercito. L'Egitto diviene così una potenza militare di primo piano e proprio grazie al suo esercito riuscirà a creare uno dei più vasti imperi dell'antichità. Il periodo di maggior splendore di tutto il Medio Regno è segnato dall'ascesa al trono di Sesostri III nel 1881 a.C. Il nuovo sovrano priva di qualsiasi autorità i governatori provinciali, accentrando così ancora di più il potere nelle mani della casa regnante. In seguito intraprende una politica espansionistica che conduce l'Egitto a estendere la propria influenza a nord oltre la penisola del Sinai e a sud fino alla seconda cateratta del Nilo. Nelle regioni meridionali, l'Egitto si trova ad affrontare una seria minaccia proveniente dalla Bassa Nubia, lo stato di Kush, che ha la propria capitale a Kerma. Questo stato, le cui origini risalgono all'antico regno, col tempo si è consolidato e rafforzato e si configura ora come un ostacolo sulla via commerciale che conduce all'Africa e a tutte le sue ricchezze. Questi vasi di squisita fattura sono stati ritrovati nella necropoli vicino a Kerma. Il pericolo rappresentato dalle popolazioni cuscite aveva già indotto in passato Amenemhat I a fortificare la città di Semna, a sud della seconda cateratta del Nilo. Poco lontano, a Buen, anche il successore Sesostri I aveva fatto costruire un secondo caposaldo per difendere il confine meridionale. Sesostri III, invece, adotta una politica più aggressiva nei confronti dei nemici. Riesce ad occupare tutta la regione circostante e fa difendere le aree conquistate con una serie di città fortificate. Il conflitto tra i due stati conosce fasi alterne, come dimostra l'esistenza di numerosi manufatti di origine egiziana ritrovati nelle vaste tombe dei sovrani cusciti a Kerma. Le notizie su questa cultura sono molto scarse, tanto che il processo di formazione ed espansione dello stato cuscita in Bassa Nubia è ancora oggetto di congetture. Secondo l'ipotesi più accreditata, alcune popolazioni autoctone, approfittando della frammentazione dello stato egiziano durante il primo periodo intermedio, si erano aggregate in uno stato indipendente, ma fortemente influenzato dalla cultura egizia. Gli usi e i costumi funerari dei cusciti rimangono però assolutamente peculiari. I sovrani di Kerma erano inumati in tombe a tumulo circolari, con un diametro che poteva raggiungere anche i 90 metri. Il monarca era sepolto insieme ad uno stuolo di servitori e cortigiani che venivano uccisi al momento del funerale del loro re. Nel terreno intorno al sepolcro erano infissi decine di bucrani
cioè teschi di bovino, che testimoniano l'alta dipendenza dalla pastorizia di queste popolazioni. La città di Kerm occupava 30 ettari di terreno ed era fortificata. La dominavano due alte strutture in mattoni crudi, note come defufa, che significa opere murarie di una certa altezza. Le due costruzioni avevano funzione di templi. Quella occidentale, i cui resti oggi sono alti quasi 20 metri, ospitava l'ignota divinità destinataria del culto cittadino principale. Quella orientale era utilizzata invece per le cerimonie funebri, dato che si ergeva in vicinanza delle necropoli. Le lotte espansionistiche di Sesostri III lasciarono al figlio Amenemhat III un regno prospero e tranquillo. I due monarchi sono accomunati da un'iconografia simile. Le loro statue hanno visi scavati, solcati da profonde occhiaie. I tratti di Sesostri III e di Amenemhat III sono il risultato dell'ideologia elaborata dalle cancellerie regali nel corso della XII dinastia. Secondo questa nuova concezione, il monarca è semplicemente un uomo su cui grava la responsabilità del benessere dei propri simili. Il peso di questa missione è reso manifesto dai tratti sofferti dei volti di Sesostri III e Amenemhat III. Le orecchie sproporzionate, tipiche di ogni loro effigie, mettono in risalto il fatto che il sovrano deve sapere ascoltare i propri sudditi. Le sue decisioni sono vane se non hanno il supporto e l'approvazione di quanti lo circondano. La facoltà di essere ascoltati dal sovrano è il tema del capolavoro dell'arte retorica egiziana, l'Oasita eloquente. Il testo è stato redatto nel Medio Regno, anche se la finzione narrativa ambienta la vicenda nel passato, durante la decima dinastia. Vi si raccontano le disavventure di un contadino delle oasi, che riesce ad ottenere giustizia per un furto subito grazie alle sue capacità oratorie. Il suo caso viene portato davanti al sovrano, che interviene di persona a ristabilire la giustizia. Nakhti di Assiut, qui rappresentato, era uno dei tanti governatori delle province. Il faraone decide l'eliminazione di questa carica e porta alla ribalta una nuova classe sociale, quella dei funzionari dell'amministrazione statale. Il principe Waje ne è un illustre esempio. La fedeltà e lealtà dei funzionari nei confronti del sovrano si riflette nel modo in cui si fanno ritrarre, da soli o in compagnia dei familiari. Le loro effigi, soprattutto nel periodo finale del Medio Regno, richiamano quella del faraone e rendono manifesta la consonanza esistente tra il monarca e la classe dirigente. Amenemhat III, che si trova a capo di un paese all'apice della sua potenza, si dedica in particolare alle vicende interne. Innanzitutto continua l'attività di bonifica del Fayum, avviata dai suoi predecessori. Questa sua particolare attenzione condurrà in seguito all'istituzione di un culto a lui dedicato nelle principali località della regione. Tracce delle sue opere sopravvivono tuttora a Biamu, dove restano le enormi basi di due statue colossali fatte erigere dal sovrano. Il tempio che Amenemhat III fa edificare a Medinet Mahdi, all'estremità meridionale del Fayum, in onore della dea delle messi, Renenutet, e del dio coccodrillo Sobek, si è conservato intatto attraverso i secoli, inglobato nelle strutture di epoca tolemaica. Qui Amenemhat III veniva adorato in quanto fondatore del luogo di culto. Il suo operato è ricordato a distanza di secoli negli inni in greco del poeta Isidoro, incisi nel portale di accesso al Tempio della Dea. Amenemhat III rivolge particolare attenzione anche alla penisola del Sinai, dove si trovano miniere di turchese sfruttate dagli egizi sin dall'inizio della loro storia. Nella località di Serabit El Kadim, a non molta distanza dalle miniere, era stato edificato un tempio dedicato ad Hathor, signora del turchese, la cui fondazione risale almeno all'antico regno.
Amenemhat III provvede ad ingrandire ulteriormente il tempio. Verso la fine della dodicesima dinastia, in Egitto si assiste all'arrivo di popoli di origine semitica. Il delta orientale aveva da sempre rappresentato un punto di confluenza tra la valle del Nilo e la parte meridionale della regione siro-palestinese, dove c'era una forte presenza di gruppi seminomadi dediti alla pastorizia. Nel corso del Medio Regno si assiste ad un cambiamento nello stile di vita di queste genti, che cominciano a stanziarsi nell'area del delta orientale. Le Mura del Principe, la serie di fortezze volute da Amenemhat I nella regione, rappresentano un primo tentativo di arginare questo flusso migratorio. Una delle più antiche rappresentazioni di questi popoli si trova a Beni Hassan, in Medio Egitto, nella tomba del funzionario Khnumhotep II. La scena riproduce personaggi abbigliati con variopinti vestiti di lana. Gli uomini sono accompagnati da donne e bambini e i loro averi sono trasportati da un asino. Hanno al guinzaglio due gazzelle, animali del deserto che testimoniano la loro origine straniera. L'iscrizione che compare in corrispondenza del loro probabile capo lo designa come Heka Kasut, il governatore delle terre straniere. Questo termine, nella sua versione greca, Ixos, ricorre anche nella storia dell'antico Egitto, lasciataci da Manetone. Lo storico lo utilizza per designare proprio le popolazioni di origine semitica che in quest'epoca cominciano a insediarsi nel delta orientale. L'Egitto della fine del Medio Regno si trova così a dover convivere con una realtà estranea alla propria cultura. Il regno di Amenemhat III, l'epoca del massimo splendore della dodicesima dinastia, rappresenta anche il suo ultimo momento di gloria. L'avvento di sovrani che non sapranno rinnovare i fasti dei predecessori condurrà gradualmente ad una fase di instabilità politica interna, della quale sapranno trarre vantaggio proprio gli Ixos. La valle del Nilo, per la prima volta nella sua storia, passerà in mano a monarchi di origine straniera. Si può guardare il volto ben conservato di un uomo morto 3000 anni fa senza provare attrazione, paura o disgusto? L'importanza che gli egizi davano alla conservazione dei loro morti ci risulta oggi incomprensibile e morbosa. Le mummie hanno ispirato innumerevoli film e racconti dell'orrore, ma ci hanno anche rivelato molti episodi riguardanti la storia dell'antico Egitto. Sono John Rhys-Davies. Seguitemi alla scoperta dei segreti delle mummie. Morte, eterna punizione per chiunque apra questo sarcofago. Nel nome di Amon-Ra, re degli dei. Dio mio, che terribile punizione! La mummia, film campione d'incassi del 1932, fu uno dei primi ruoli da protagonista per Boris Karloff. Il film contribuì a diffondere la credenza che attribuiva alle mummie poteri soprannaturali, compreso il potere di uccidere. La maledizione della mummia è una delle leggende più durevoli dell'egittologia. Chiunque si dice sia così sciocco da occuparsi di mummie verrà perseguitato dalla sfortuna, colpito da malattie o da incidenti improvvisi. In realtà, finora gli archeologi non hanno decifrato maledizioni né sui sarcofaghi né nelle tombe egizie.
Infatti, si tratta dell'invenzione di un giornalista intraprendente che cercava di far soldi sull'interesse generale per le mummie. Ma anche se gli antichi egizi, per quanto ne sappiamo, non le associavano a qualche tipo di maledizione, per quale motivo allora elaborarono una tecnica così complicata per conservare i loro morti? Tocca agli scienziati cercare di risolvere il mistero delle mummie. Nell'antico Egitto, il regno dei morti era governato da Osiride, assassinato da suo fratello Set e smembrato in 14 pezzi che vennero poi sparsi sulla terra. Iside, sorella nonché moglie di Osiride, ritrovò tutti i pezzi, salvo uno, e li avvolse in bende, creando in tal modo la prima mummia. Da questa leggenda si sviluppò una sofisticata tecnica di conservazione utilizzata per 3500 anni. Gli antichi egizi pensavano che il corpo dovesse mantenersi intatto anche dopo la morte. Credevano infatti che parte dell'anima lasciasse il corpo per visitare, di notte, il mondo sotterraneo e che facesse ritorno soltanto all'alba. Ma l'anima doveva essere in grado di riconoscere il corpo per potervi ritornare. Ecco perché questo doveva essere ben conservato. Se fosse andato distrutto, l'anima si sarebbe persa per sempre. All'inizio gli egizi usarono un processo naturale per conservare i morti. Seppellivano semplicemente i cadaveri nella sabbia del deserto, dove si essiccavano. Il clima desertico dell'Egitto ha perfino conservato l'ultima agonia di questo uomo, che forse come atroce punizione per un crimine commesso, venne legato e sepolto vivo. Con il passare del tempo, gli egizi svilupparono tecniche di mummificazione più elaborate, che davano alla mummia l'aspetto di un dormiente. Gli organi venivano estratti e l'umidità rimossa con un sale proveniente dalla valle del Nilo, il natron. L'intero processo richiedeva più di 2 mesi. Nasri Iskander è il direttore della conservazione del Museo Egizio del Cairo. Il processo di mummificazione consiste nell'estrarre i liquidi e l'umidità contenuti nei tessuti corporei. Bisogna inoltre provvedere allo scioglimento dei grassi presenti tra i tessuti per limitare la proliferazione di virus e batteri. Una volta rimossi gli organi ed essiccati i tessuti, gli imbalsamatori avvolgevano il corpo nelle bende. Il cuore, che conteneva tutte le buone e le cattive azioni commesse in vita, veniva lasciato al suo posto, così da poter essere giudicato nell'aldilà. Gli imbalsamatori imbottivano le guance e il corpo con teli di lino impregnati di resina o con segatura per dargli un'apparenza di vita. Tutti i materiali usati venivano sepolti vicino alla tomba per impedire che venissero usati per gettare il malocchio sul morto. Le tombe dovevano anche essere riempite di cibo e di indumenti per sostenere il ka, una parte dell'anima che risiedeva nella mummia. Gli egizi credevano che le figure dei servi e degli operai e anche i modellini delle navi poste dentro la tomba prendessero magicamente vita. Le grandi piramidi del regno antico, risalenti al 2600 a.C., avrebbero dovuto ispirare timore ad eventuali ladri. Paradossalmente, invece, furono un eccellente richiamo per i saccheggiatori, attratti dalle ricchezze che vi erano sepolte. A cominciare dal 1500 a.C. circa, i faraoni del nuovo regno nascosero le loro mummie in tombe scavate nella roccia in una valle desolata, stretta e facilmente difendibile vicino alla Luxor odierna, la Valle dei Re. Nel 1922, quando ormai gran parte degli studiosi riteneva che la valle non potesse celare altri tesori, l'archeologo inglese Howard Carter fece una scoperta sensazionale: la tomba, ancora intatta, del re fanciullo Tutankhamon. Tra i tesori c'era la mummia reale, racchiusa in 3 sontuose bare e con il volto ricoperto da una maschera in foglia d'oro battuto.
La scoperta diede a Carter una fama immediata e risvegliò l'interesse popolare per le esotiche credenze dell'antica religione egizia. Da ragazzo, l'archeologo Don Ryan era stato affascinato dalle storie di Howard Carter e di Tutankhamon. I suoi interessi lo condussero fino alla Valle dei Re, dove ora studia le tombe degli ignoti e dei dimenticati. Vi sono circa 60 tombe nella Valle dei Re e circa la metà di queste sono tombe reali riccamente decorate. Io mi sono occupato invece delle circa 30 piccole tombe che sono prive di decorazioni e che sono state in parte dimenticate dagli egittologi. Abbiamo trovato molte mummie di bambini e adolescenti che ci offrono una prospettiva più ampia sulla storia della Valle dei Re di quanto abbiano fatto le sepolture reali, per quanto siano fastose. La popolarità sempre crescente delle mummie trae origine dalle grandi scoperte, come quella di Tutankhamon. Ma la mummificazione non era esclusivamente riservata ai membri della casa reale. Dei milioni di mummie che una volta esistevano, solo una piccola percentuale riguardava personaggi di alto lignaggio. Prima di attrarre l'attenzione degli studiosi e degli storici, la valle aveva già risvegliato altri tipi di interessi. Ladri e predatori di tesori hanno cercato per secoli di scoprire l'oro dei faraoni. 100 anni fa, alcuni intraprendenti uomini d'affari avevano cercato, a modo loro, di trarre ricchezza dalle mummie, per esempio macinandole e vendendole come polveri medicinali, estraendo le bende per farne carta e perfino usandole come combustibile per le locomotive. Durante un viaggio in Egitto, lo scrittore americano Mark Twain annotò di aver sentito un macchinista esclamare: «Questi maledetti plebei non bruciano proprio. Proviamo con un re». Forse il più famoso esploratore e sfruttatore della Valle dei Re fu l'italiano Giovanni Belzoni. Scopritore e predatore di tombe, Belzoni così descrisse l'esperienza di entrare in una camera funeraria buia come la pece. «Cercai un angolo dove riposare, ma quando mi accovacciai sul corpo di un egizio, questo si schiacciò come una scatola di latta e a ogni mio passo non potevo fare a meno di schiacciare una mummia». Nel 1817, Belzoni annotò come, scavando nella tomba 21, rinvenne due mummie dalla lunga capigliatura che giacevano sul pavimento. Ora Ryan sta indagando su questa tomba dimenticata. Ci volle circa un mese per scavare tra i detriti e raggiungere l'ingresso. Alla fine ero molto eccitato al pensiero di scoprire le due mummie femminili descritte da Belzoni ancora intatte. Ma ben presto sopraggiunse il disappunto. Più progredivo verso l'interno e più vedevo attorno a me gambe, mani, piedi e altri resti delle due mummie di donna, sparsi un po' dappertutto. A una mancava addirittura la testa. Dopo aver ricomposto le varie membra, Ryan notò che le due mummie avevano il braccio sinistro ripiegato e la mano sinistra chiusa, forse simbolo di discendenza reale. Ma nella tomba non vi erano iscrizioni che indicassero l'origine delle due donne. La ricerca di Ryan tra le tombe dimenticate lo condusse a un sepolcro noto come Tomba 60. Howard Carter scoprì questa tomba nel 1903. In quegli anni era alla ricerca di una grande tomba regale decorata. Questa invece era molto piccola, rozzamente incisa e priva di decorazioni. E quindi non aveva alcun interesse per lui. Notò solo che dentro vi erano due mummie. Quindi si affrettò a richiuderla e pochi giorni dopo, continuando a scavare, finì col trovare la grande tomba regale dei suoi sogni. Con l'aiuto delle note prese da Carter, Ryan cominciò a cercare la tomba dimenticata. Spazzò il fondo di calcare con una scopa e in mezz'ora circa scoprì l'orlo di un pozzo. L'apertura nascondeva una scala che scendeva nella roccia. Trovammo una tomba non danneggiata dall'acqua. Eravamo quasi certi di trovare una mummia al suo interno. Infatti, quando entrammo nella camera mortuaria, scoprimmo distesa sul pavimento quella che sembrava essere la mummia di una donna appartenente alla famiglia reale.
Nel 1970, l'egittologa americana Elizabeth Thomas disse che se la tomba 60 fosse mai stata riscoperta, avrebbe forse rivelato la mummia di Hatshepsut al suo interno. Hatshepsut regnò per 21 anni, divenendo leggendaria quanto Cleopatra o Nefertiti. 3500 anni fa fece costruire questo magnifico tempio appena fuori la Valle d'Ere. La sua tomba venne trovata molto vicino alla tomba 60, ma dentro non c'era nessuna mummia. È possibile che i sacerdoti l'abbiano trasportata in una tomba meno appariscente per confondere eventuali saccheggiatori. Quando entrammo nella tomba, le nostre aspettative furono appagate, perché trovammo una mummia di donna in una posa decisamente regale. Penso comunque che sia importante sottolineare che, pur essendo intrigante fare speculazioni storiche in egittologia, con i dati attuali non abbiamo nessuna possibilità di stabilire in modo sicuro l'identità di questa mummia. Comunque, se c'è qualcuno che vuole speculare sulla possibilità che si tratti di Hatshepsut, faccia pure. Ryan continua a fare ritrovamenti importanti per conoscere i riti funerari degli antichi egizi. I rituali non sono soltanto un aspetto della vita di un popolo scomparso da più di 3000 anni. Cos'altro possono rivelarci le mummie sugli uomini che le hanno create? La scienza delle mummie ha cominciato a prendere piede negli anni 60, quando i raggi X, il microscopio, la TAC e le analisi chimiche sono venute in aiuto degli archeologi. Le bende delle mummie sono state analizzate e hanno rivelato la presenza di conservanti a base di cera d'api, di resina e di colla. Recentemente, al Museo McLang di Knoxville, questa mummia, conservata in modo eccellente, è stata scelta per essere esaminata dal dottor Jim Harris e dal dottor Brian Ingalls, ambedue medici dentisti. La passione del dottor Harris per l'antropologia lo ha condotto a studiare gli scheletri ben conservati dell'antico Egitto. Oggi è una delle maggiori autorità in materia di mummie ed è stato un pioniere dell'uso dei raggi X per analizzarle. L'iscrizione presente sul sarcofago della mummia rivela che si trattava del sacerdote e scriba Jed Kons Uef Ankh, che visse a Luxor un po' meno di 3000 anni fa. Precedenti analisi suggerivano che fosse morto circa 20 anni per cause sconosciute. I raggi X sono uno dei molti strumenti che possono essere usati per esaminare le malattie e accertare le cause di morte di un individuo. Per Harris, la radiologia è importante anche per il fatto che i raggi X non distruggono la mummia. Per esempio, non abbiamo mai dovuto dissezionare una mummia, le abbiamo sempre lasciate intatte, e questo grazie anche ai raggi X. Beh, il logorio dei denti sembra naturale. Ma fa pensare che avesse più di 20 anni. Si tratta di un logorio insolito per un ventenne. La struttura facciale di Jed viene confrontata con quella di Ramsete II, il faraone rimasto più a lungo sul trono durante il Nuovo Regno e che fece costruire la maggior parte dei monumenti nella Valle dei Re e Luxor alla propria memoria. Questo è Ramsete II e questo è Jed. La differenza di età si può vedere in rapporto alle mandibole. Ramsete presenta una degenerazione nell'alveo dentario e degli ascessi. Infatti era molto vecchio e in punto di morte. Per Jed non c'è lo stesso grado di coinvolgimento nell'infrastruttura dei denti e delle radici, ma è notevole il grado di logorio. Ma la cosa più sorprendente per quanto riguarda Jed è il trattamento del cervello. A gran parte delle mummie, compresa quella di Ramsete, il cervello era stato rimosso attraverso la cavità nasale. Quello di Jed, invece, è all'apparenza intatto, almeno parzialmente, e conservato per mezzo di qualche sostanza che i raggi X non riescono a penetrare. Sulla radiografia viene rilevata una massa opaca nella regione frontale.
Il cervello nella mummia di Djed è molto diverso da quello delle altre mummie che abbiamo studiato in Egitto, fossero di origine regale o meno. Fondamentalmente il cervello veniva tolto attraverso il naso e veniva dissolto. Al suo posto si pensa che venisse versata nel cranio una specie di resina fusa, anche perché il cervello nell'antico Egitto non si sapeva che funzione avesse. E in Djed abbiamo forse un cervello che è stato conservato. Harris e Ingalls hanno concluso che forse almeno un quarto del cervello di Djed si è conservato nella parte posteriore del cranio per puro caso. Il resto della cavità è stato riempito di resina. Hanno anche confrontato il profilo a raggi X di Djed con i profili che avevano ricavato da centinaia di altre mummie. Il naso e il mento di Djed sono tipici degli uomini della Valle del Nilo di 3.000 anni fa, confermando così l'età attribuita al cadavere con altri mezzi. La nuova indagine ha anche stabilito che questo giovane sacerdote aveva dei denti usurati, ma anche che si trovava in buona salute poco prima della sua morte, probabilmente dovuta a qualche infezione. Questo è soltanto un inizio, nient'altro che un approccio di attività di laboratorio sul campo. Non appena avremo terminato in Egitto, porteremo tutto il materiale nei nostri laboratori e lo analizzeremo. Questo non è altro dunque che un esame radiologico preliminare della mummia. Dopo di noi verranno altri ricercatori con attrezzature e metodi più avanzati dei nostri. E così ciascuno di noi costruisce sulle basi della scienza a lui contemporanea. L'informazione raccolta da Harris e Ingalls, assieme ad altri metodi scientifici come la datazione al carbonio e le analisi del DNA, vanno ad aggiungersi finalmente agli studi più innovativi dei popoli antichi. E non è troppo presto. Le mummie egiziane rappresentano un'eredità preziosa che ha rischiato di andar persa a causa dell'indifferenza moderna. Pochi esemplari di mummie egiziane sono sopravvissuti agli scempi dell'uomo e alle devastazioni della natura, e troppe ne giacciono ignorate e non studiate nei depositi dei musei di tutto il mondo. Gli antichi egizi credevano di poter assicurarsi l'eternità grazie alla mummificazione. In un certo senso avevano ragione. Mentre gli archeologi e gli scienziati continuano il loro lavoro, questi morti dimenticati giungono fino a noi attraverso i millenni per dirci delle loro vite, delle loro famiglie, delle loro credenze, per parlarci della loro civiltà e della gente che l'aveva evoluta. Se non possiamo metterci nei panni e nelle menti degli antichi egizi e condividere le loro credenze sul viaggio dell'anima, possiamo ad ogni modo rimanere toccati dall'umanità che emana dalle loro spoglie. Ai tempi dei Romani, le pratiche funerarie degli Egizi si erano modificate. Le bare venivano dipinte, ma dentro i resti mummificati diventavano scheletri polverosi. In breve tempo andarono perse l'arte del mummificare e le ragioni spirituali che stavano alla base dei rituali di mummificazione, e cominciò il richiamo della superstizione. Ma oggi la scienza ha tolto alla mummia il suo pauroso fascino per ridarle l'umanità che apparteneva ai morti dell'antico Egitto.